Questi sono i 5 giochi di mostri più spaventosi di sempre. Siete pronti a scoprire le 5 app che non potete assolutamente perdervi? Hopirun 3D, la corsa dei mostri. Ci trasformeremo in Huggy Wuggy, il mostro più spaventoso del momento, e l'obiettivo sarà completare tutti i livelli, combattere contro gli altri mostri e conquistare questo gioco arrivando all'ultimo livello. Io sono Mattiz e benvenuti in questo nuovo giochino strano per cellulare che inizia in un modo un po' bizzarro. Sì, esatto, in un modo molto bizzarro, perché al momento questo è il mio personaggio e non è assolutamente un mostro, per niente. È un tizio con una canottiera bianca e dei capelli viola. Vi prego, spiegatemi il senso di questa cosa, perché io non lo capisco. Ma aspettate un attimo, mi sto trasformando in un mostro? Mi sto trasformando in un mostro, raga. Mi sono trasformato in un mostro verde, guardate, e ho preso pure 10 di voto, grazie. Sono diventato una specie di alligatore. Mamma mia, che paura. Quindi ho capito, praticamente se tu ti mangi quelle specie di pozioni verdi ti trasformi in un mostro, ma inizialmente in realtà sei solo un bruttissimo e abbastanza osceno personaggio con dei capelli viola. Vediamo che cosa succede se clicco su Reach Level 4. Niente, non succede nulla. Per quale cacchio di motivo mi mettete quel tasto se non serve a nulla? Va bene, continuiamo a giocare, perché noi ricordiamoci che dobbiamo trasformarci in un mostro specifico, eh. E noi cioè ma che vi credevate, che dovevo trasformarmi in un mostro? Oh mio Dio, Sirened, guardate, mi sto trasformando nella sirena più spaventosa del mondo. Oh mio Dio, non ci credo. E c'è Huggy Wuggy, c'è Huggy Wuggy contro di me, raga. C'è Huggy Wuggy contro di me, devo fightare. Combatti, beccati questa boss Huggy Wuggy. Vola via, ciao bello. E abbiamo sbloccato Huggy Wuggy, signori. Ce l'abbiamo già, woohoo. Finalmente, era proprio lui che volevo. Quel brutto pezzente che c'ha. Ecco, mi esce pure la pubblicità di Huggy Wuggy nel frattempo. Cosa assurda, tra l'altro. Io avevo spento il wifi per non far comparire la pubblicità. Niente, mi compaiono comunque. Scusate un secondo, ma quindi se adesso io ho sbloccato Huggy Wuggy, vuol dire che mi trasformerò in lui? Vedo una gamba blu. Vedo una gamba blu, signori. Oh mamma mia, falsacchiotti, vedo due gambe blu. Oh, sto diventando lui. Sto diventando Huggy Wuggy. Guardatelo come si trasforma. Diventerò Huggy Wuggy. Sono Huggy Wuggy. Let's go. Siamo Huggy Wuggy e prendiamo anche 10 di voto con degli scienziati che ci danno i voti in dollari. Non chiedetemi che senso ha. E ho sbloccato una parte del corpo. Allora, voglio vedere a cosa mi servono questi soldi che guadagno io però, Vediamo un po'. Questa è la mia... Ok, il mio armadietto dei mostri. Abbiamo lui, bruttissimo, spaventosissimo. Abbiamo Huggy Wuggy. Abbiamo la sirena. E... ok, stiamo per sbloccare il gattino spaventoso. Va bene, vabbè, io seleziono Huggy Wuggy ovviamente e direi di andarci a conquistare tutti i prossimi personaggi. Raga, sono curiosissimo di vedere chi saranno i nuovi boss da sconfiggere, ma soprattutto chi saranno i personaggi da sbloccare. Allora, Huggy Wuggy, mi raccomando, sbrigati, uccidiamo questo scienziato pazzo. Tutti gli... c'è anche The Florislava qui, dobbiamo stare attenti alla lavozza paonozza. Attenzione, oh no, il gattino, non mi ricordo come si chiama quel gattino, ma so che è cattivissimo. Va bene, massima trasformazione in Huggy Wuggy ce l'abbiamo e fightiamo contro lui. Pom pom, spatacan, clan, patrain, pam, parapam, pum, pow. Ok, eliminato. Mamma mia. Ah, stiamo sbloccando dei pezzetti di gatto. Non mi ricordo come si chiama quel gattino. Nel dubbio lo chiameremo Kit Kat. Non ha completamente senso, ma questi sono solo dettagli incredibili. Comunque, stiamo per sbloccare lui, ma probabilmente è un personaggio speciale, quindi si sbloccherà un po' alla volta. Ogni volta che completiamo un livello sbloccherò una parte del corpo. Ancora sti scienziati che pensano di fightare contro Huggy Wuggy. Ah, oh no, non sono più Huggy Wuggy. Mi si è trasformata la testa. Sono un umano con un subwoofer in testa, con una cassa. Chissà se c'è buona musica almeno. Ok, io non credevo che scegliesse il gioco in chi farmi trasformare, però vabbè, va bene comunque. L'importante è questo. Scienziati che mi danno sempre... Ma io dico, ma ce l'avete un voto diverso da 10? No, perché a me sembra un po' strana questa cosa.
cosa. Non capisco sinceramente il senso di questo gioco. Ma quale gioco per cellulare ha senso? Qualsiasi gioco che tanto si chiama Run, qualsiasi gioco abbia Run nel titolo non ha un minimo senso. Zero, zero di zero. Cioè io seleziono il personaggio. Ah, forse perché lo devo selezionare ogni volta, tipo così. Vediamo, se io seleziono il mostro verde mi dovrebbe dare il mostro verde. Scopriamolo insieme. E infatti mi sto trasformando nel mostriciattolo vergognosamente brutto verde. Ok, ho capito. Comunque siamo a livello 6 e oggi non mi fermo se non arriviamo all'ultimo livello, ve lo dico. Qui c'è anche una jump. Ok, stanno iniziando a diventare più interessanti i livelli e c'è un nuovo boss. C'è un nuovo boss. Raga, raga, ma chi è questo? Ma chi è questo pazzo? Non lo conosco. È un boss con la testa al libro. Boom, 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 boom. E vola via anche tu nel buco nero. Abbiamo visto un nuovo mostro, ma io non lo conosco. Se voi lo conoscete, scrivetemelo nei commenti. E ovviamente ricordatevi di iscrivervi a questo nuovo canale di Mattiz, Mattiz Games, dove troverete tutti i video più incredibili per cellulare. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, mi raccomando. Ok, adesso però stiamo accumulando tanti bei soldoni. E io, cioè a un certo punto devo capire a che servono sti soldi però, ragazzi. Noi stiamo guadagnando soldi che non si possono usare nel gioco? Spiegatemi. No, no, spiegatemi perché io non lo capisco. Boh, vabbè, sentite, nel dubbio selezioniamoci Agiwagi, che mi sembra sempre il mostro più affidabile. Tra l'altro non so se avete visto il video, ma su Ninna e Matti, il nostro canale con Ninna, abbiamo caricato un video in cui abbiamo trovato, incontrato il nuovo mostro cattivissimo di Poppy Playtime. No, non sto parlando né di Agiwagi né di Kissimissi, ma di Mommy Waggy, un nuovo mostro super cattivo che probabilmente arriverà anche a questo gioco. Nel dubbio, Sirened si è presa un altro voto. 10. Guardate, adesso io vorrei fare schifo. Vorrei fare schifo solamente per vedere se mi danno un voto più basso, tipo un 3. Cioè, prendo sempre 10. Intanto, qui stiamo continuando ad accumulare soldi. Soldi, soldi che non utilizzeremo mai. Oh, sarà che a un certo punto, visto che siamo ancora all'inizio del gioco, si sbloccheranno questi soldi. Non lo so. Nel dubbio mettiamoci la sirenetta, che almeno... Oh, sta diventando più complicato qui, eh. Ci sono mostri da sconfiggere che ci tolgono molta vita. Cioè, no, in realtà il mostro sono io. Ci sono degli umani da sconfiggere. Ok, the floor is lava. C'è anche un altro scienziato arancione. Gli diamo un bel cazzottone in faccia. Ok, vai così, vai così. Non ho ancora completato la mia trasformazione. E invece ora sì. L'omino Michelin! L'omino Michelin! No, 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 questo è cattivo. Spototototo. Ma ragazzi, era un misto tra un pupazzo di neve e l'omino Michelin, questo qui. Comunque abbiamo sbloccato il nostro nuovo mostro Kit Kat, che non si chiama Kit Kat ma non ricordo il nome. Beh, io direi che questo gattino pazzerello ce l'andiamo a provare. Fa davvero paura con quegli occhi. È quasi più di Agiwagi, eh. Quasi ma non completamente. Non completamente. Ok, perfetto. Al momento il mio personaggio è diventato una canottiera nera. Adesso invece ha anche una maschera da gatto. E ora anche le braccia. Mancano solo le gambe. Mamma mia, quanto sei sexy, quanto sei sexy, piccolo mio. Sei sexissimo. Sei il super sexy del mondo. E andiamo a conquistarci. Ma non ha i piedi il mio personaggio, guardate. Guardate, gli mancano i piedi. Gli mancano i piedi perché non ha... Oh mio Dio, il Grinch. Non è vero, non è vero mai. Non è vero mai. Ditemi che non è il Grinch quello. Se non è il Grinch ci assomiglia un sacco. Eh no, ma io il Grinch non me l'aspettavo proprio, eh. Prima parlavamo di Agiwagi come se fosse chissà che. Ma non avevo visto il Grinch io, eh. Ma non l'avevo visto proprio il Grinch. Mamma mia. E adesso ce lo prendiamo subito, eh. E adesso ce lo prendiamo subito. Vai così. Vai così che ci andiamo a sbloccare. Oh cacchio, c'è il boss Agi contro. C'è il boss Agi contro. Io c'ho già metà della vita. Devo stare attento. Ma mi si rigenera. Ah ok, ma mi si rigenera la vita. Ciao ciao, bello Agiwagi. È stato un piacere conoscerti. Abbiamo sbloccato mezzo Grinch. Io continuo ad accumulare soldi. Soldi su soldi, sono a 300 euro che non verranno mai utilizzati. Vabbè, ma cioè non so che cosa farci, ragazzi. Vi prego, aiutatemi voi. Sono soldi che non servono a niente. Ma perché si guadagnano soldi se non servono a nulla? Ditemelo voi. Comunque io prima avevo selezionato il gattino. Vedete che non mi trasformo mai nel gattino? Ora mi sto trasformando in Agiwagi. Però, cioè, io prima ero gattino. Ma che succede se sbatto addosso al muro?
Vogliamo scoprirlo? E scopriamolo, va! Oh cavolo, perdo vita! E se sbatto alla parete rossa? Oh no! Mi ritrasformo! Mi sto trasformando in mostri diversi! Oh mio Dio! Oh, ok, ho preso il voto più basso! Finalmente abbiamo capito come trasformarci in mostri diversi! Mamma mia! Che figata! Cioè, allora, in realtà per il gioco è come perdere trasformarsi in tanti mostri diversi. Avete visto? Gli scienziati mi hanno dato un voto penoso, 5-6. Ma noi che ci frega! Ma noi ci piace tantissimo! Aspettate un secondo, No, adesso mi trasformo. Voglio fare un livello intero in cui sono un mostro completamente a caso. Vediamo un po', sono un po' Sirened adesso. Sono un po'... oddio, no, adesso sto diventando tutto verde però. Adesso sto diventando tutto verde, non va... Anzi, no, adesso sono... Ho il braccio di Huggy Wuggy. Ho la testa del... Del Grinch. Ho la testa del Grinch, raga. Oh mio Dio. Ma il mio nemico è senza testa. Il mio nemico è senza testa. Ma cosa sta succedendo? Questo è il gioco più pazzo della storia. È il gioco più pazzo di sempre. Guardate, ho la faccia del Grinch. No vabbè, pazzesco. Sto impazzendo incredibilmente. Io continuo a impazzire anche per i soldi, Continuo a impazzire anche per i soldi. Ancora non sono diventato Kit Kat io intanto qui, Allora adesso proviamo a farci un livello normale. Proviamo a farci un livello normale perché voglio salire di livello e vedere quando si potranno utilizzare i soldi e soprattutto in che modo. Ma poi per quale cacchio di motivo non mi fate mettere il gattino pazzo nero? Niente, oh, sempre sto coso verde. Ma chi lo vuole? È tipo il più brutto personaggio che ci sia. Adesso scienziati, datemi un bel 10, che io sinceramente qui non ho tempo da perdere. Non ho tempo assolutamente, minimamente, iperamente da perdere. Sì. Comunque mi rendo conto che quando gioco a questi giochi dico parole a caso, ma non me ne frega niente, ok? Devo giocare a caso e non diventerò mai un gattino nero, perché a quanto pare sto diventando Sirened. Va bene, ok, va bene. Allora vado avanti, continuo. Ma si può cadere dentro? Ah, scusate un secondo, si può cadere? Ah, ok, non si può cadere. È come se ci fosse una barriera invisibile. Oh mio Dio, c'è un nuovo mostro. C'è un nuovo mostro. Ma cos'è? Ma è una specie di... È un aquil. E che cos'è? Ditemelo voi cos'è, perché io non l'ho capito. Nel dubbio abbiamo 400 dollari, ma tanto... Boh, io ragazzi mi sento profondamente preso in giro nel mio cuoricino proprio. Interessante questa cosa che però non ci si può buttare di sotto. Vedete? Cioè io adesso sto cercando di andare a sbattere dentro al veleno, ma non succede niente. Niente di niente. Invece... Non abbiamo provato sulla jump. Oh yeah. Non abbiamo provato sulla jump. Cosa succede secondo te se non prendi la jump in tempo? Non è questo il caso, perché siamo arrivati all'arrivo e continua ad essere il mostro verde. No vabbè, ma qui c'è qualche problema di fondo in sto gioco, Comunque al prossimo livello non voglio vedere nessun video da te. Ci sbloccheremo il nostro Grinch. Allora, ve lo dico, sto selezionando in questo momento il gattino, ok? Oh, l'avete visto? L'ho selezionato, L'ho selezionato, adesso mi trasformerò in... Sirened. Non mi sembra giusto. Cioè, aspetta un secondo. Cavolo, ho sbagliato. Ho il corpo del gatto, raga. Ho il corpo del gatto. Che succede se vado sulla lava? Vediamo un po'. Oh cavolo, muoio. Mamma mia, stavo per morire. Mamma mia, pazzo scatenato. Mi sa che muoio, raga. Non ho più vita. Oh, sono arrivato contro l'omino Michelin senza vita e sono un misto tra Sirened e il gattino. Mamma mia, mamma mia, questa cosa non ha un senso. Abbiamo sbloccato il Grinch, tra l'altro. Let's go. Quando sblocchi il Grinch, son cavoli, son cavoli grossi. E intanto niente, i soldi proprio non ci fai niente coi soldi. Te, io guadagno soldi, ma non mi succede. Guardate, sto cliccando qualsiasi tasto. Sto cliccando qualsiasi tasto, non mi esce un coso da shoppare, niente. Sti soldi, ma magari servono a comprare un altro gioco, che ne so. Magari sono soldi veri e me li spediscono via posta. Se mi volete spedire i soldi che sto vincendo in questo gioco non mi dispiacerebbe per niente, Comunque stiamo per diventare Grinch per la prima volta. Sono gasatissimo ed eccoci qua. Trasformazione completa del Grinch. E ovviamente mi merito un 10 dagli scienziati. Ma mi sembra giusto. Mi sembra giustissimo. Ma adesso quale sarà il prossimo personaggio che sbloccheremo? Voi siete curiosi?
curiosi? Io sono curiosissimo. Voi siete curiosi? Io sono curiosissimo. Andiamo a vedere. Oh no, la bomba, oh no, la bomba. Ho preso la bomba, non fa niente. Ok, vogliamo fare l'esperimento della jump? Proviamoci. Vado tutto a destra e... livello 18 fallito, ma no, non è vero. Quindi si fallisce proprio il livello. Ok, ok, ci sto. Mi piace, non male. Sicuramente più sensato del fatto che non posso cadere di sotto. Oh, mi sto trasformando nel gatto. Per una volta che non lo seleziono, finalmente ci trasformeremo nel piccolo Kit Kat. Questa volta la jump ce la prendiamo. Comunque i livelli, ragazzi, non sono per niente difficili. C'è un nuovo nemico. C'è un nuovo nemico! C'è un nuovo nemico! Ma cos'è? È un corvo! È bruttissimo! Mamma mia! Mamma mia che paura! Muori, 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 muori! Mamma mia che paura! Ah, prima parte sbloccata dell'omino Michelin. Ti ho riconosciuto. Anche perché non c'è nessun altro mostro che ha un braccio così grande. Tra l'altro abbiamo la maglietta... Oh, aspetta un secondo. Noi abbiamo la canottiera con scritto 18. Ed abbiamo appena completato il livello 18. Potrebbe essere... potrebbe essere una genialata questa. Aspettate un secondo. Allora, selezioniamoci Huggy Wuggy, che poverino non compare da tantissimissimo tempo. Teoricamente, se vinco questo livello, forse la mia canottiera dovrebbe avere il numero 19 come numero. Che ne pensate? Ah, sì, ovviamente Huggy Wuggy io non ce l'ho. Va bene, ho capito. I mostri vengono scelti completamente a caso. Me lo potevate dire prima. Mannaggia la miseriaccia straccialadra che non sei altro. Sto perdendo tanta vita. I livelli diventano sempre più lunghi e difficili, ma gli scienziati sono pronti ad accogliere l'uomo verde più peloso della storia. Sto parlando del Grincione. Andiamo avanti, andiamo avanti. Let's go, let's go. Sono gasatissimo. Livello 19. Vediamo la canottiera. 87. C'è qualcosa che non ho capito. Ok, scherzo. La canottiera non c'entra assolutamente un bel niente. È stata una grandissima coincidenza prima, perché io non sono per niente a livello 87. Vabbè, non ha senso tutto ciò. Ok, innanzitutto stiamo attenti, perché qui davvero stanno iniziando a mettere cose su cose. E c'è un nuovo boss. Un altro nuovo boss, raga. Ma è un albero di Natale. È un albero di Natale questo. Ma cosa mi state dicendo? Sto fightando contro un albero di Natale assassino. No, 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 questo mi fa fuori. Questo mi fa fuori e invece no, perché lo faccio fuori io. E lo faccio fuori io, signori. E siamo a quasi 600 dollari che non verranno mai utilizzati. Va bene, andiamo avanti, ho capito. Voglio sbloccare Mister Uomo Palla lì. Come si chiama? Non me lo ricordo più. Vabbè, non fa niente. Andiamo avanti, che questi livelli stanno diventando difficili. E finalmente mi sto trasformando in gattino. Prendiamoci tutti questi cosi che ci fanno trasformare. Che poi, ora che ci penso, queste pozioni non ci fanno trasformare. Ma allora a cosa servono? Boh, non lo so. So solo che io mi sono beccato un altro 10 di votos. È il votone di Mattizzone. Va bene, va bene. Canottiera con numero 88. Lui è l'omino Michelin. E adesso io vi mostrerò una cosa. Ci scommettete che in questo livello riuscirò a prendere dei pezzi di omino Michelin anche senza averlo? Ci scommettete? Allora, aspettate che ora sono Huggy Wuggy. Aspettate che adesso mi esce. Ve lo giuro, ve lo giuro, ve lo giuro. Ok, forse no, forse non mi trasformerò. Perché praticamente se tu sblocchi delle parti le puoi già trovare. Solo che non mi stanno comparendo. Uffa. Sono contro un mostro. Sono contro il mostro iniziale. Ehi, ciao mostro iniziale. Sono un misto tra Huggy Wuggy, Sirened, tu e anche un altro mostro di cui non ricordo. Però vabbè, questi sono solo dettagli, direi. Canottiera numero 07, livello 23. Io sto sinceramente iniziando a perdere le speranze riguardo a le monete, non so come chiamarle. Cioè, nel senso, io qua sto diventando Huggy Wuggy, sto distruggendo mostri, sto conquistando livelli su livelli, ma i soldi non si utilizzano. Non si utilizzano. Finalmente siamo diventati Huggy Wuggy. Un bel Huggy Wuggy, direi, che si merita un 10 dai suoi scienziatoni. E va bene, 700 dollari, ho capito, ma se tanto non ci faccio niente, ma che cosa me li date a fare? Cosa me li date a fare i dollari? Uffa, non ce la faccio più, va bene.
Lo vedete? Eh? Lo vedete? Lo state vedendo questo qua? Guardate, questo proprio, questo qui, proprio lui. Agio agio chissimissi. Chi sarà? Ancora non l'ho capito perché tanto hanno la forma uguale, ma oggi lo andremo a sbloccare, costi quel che costi. Infatti siamo su Monster Evolution, mega gioco incredibile, sai, di quelli, no? Proprio seri, incredibili, che tu devi concentrarti al massimo perché, ok, avete capito, è uno dei giochini stupidi di Mattiz. E sono un pro gamer in realtà su questo gioco, eh. Sono un pro gamer perché, da come vedete, non ho iniziato questo gioco oggi, ma siamo già a livello 25, signorini e signorine. Quello che devo fare ovviamente è mangiare. Guardate qua, mi trasformo in un mostro, cattivissimo. E ovviamente salendo di livello e sbloccando nuovi livelli guadagnerò soldi, potrò aprire casse e trovare il mio amichetto. Anche se in realtà non è così facile, ora che ricordo bene, perché devo, anche se non sbaglio, sconfiggere i boss e raggiungere livelli incredibili qui nel per 4, per 5, per 6, per arrivare ad Agiwagi e Kissimissi. Ok, sono al 40% di un personaggio di cui non ho la minima idea di cosa sia. Comunque adesso voglio farvi vedere i miei personaggi di Monster Evolution. Guarda, ho sbloccato un personaggio a caso? Ho sbloccato un personaggio a caso, raga. Ok, vabbè, facciamo che lo vedremo dopo, facciamo che vedremo dopo i miei personaggi. Ora abbiamo cose più importanti da fare. Infatti il mio mostro con le mutande viola sta per diventare un mostro maxato a livello massimo. Comunque lasciate un mi piace per questo nuovo video di Mattiz Games e iscrivetevi al canale, perché siamo appena arrivati a 10.000 iscritti su questo nuovo canale. E vi ringrazio tantissimo, falsacchiotti che non siete altro. Vi voglio bene. E adesso che abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti, però, beh, dobbiamo arrivare a 100.000. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale in questo esatto momento. Comunque, allora, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ti piace il nostro gioco? No. Allora, i mostri. Questi sono i mostri che ho a disposizione. Abbiamo Scimmiettino, abbiamo Among Usino blu, abbiamo lui, abbiamo questo coso qua. Poi abbiamo i due bambini che diventano giganti cattivissimi. E in realtà con 1000 monete che ho posso sbloccare un nuovo personaggio. Poi abbiamo anche i rari. E il problema qui non è questo. Il problema è che gli epici, signore e signori, io ho solo un epico che è lui, il tronco, non si possono sbloccare con i soldi, ma devi andare avanti con i livelli e prima o poi li sbloccherai. Quindi prepariamoci bene. Direi che a sto punto spendiamo 1000 monete per un lupino, un cagnolino carino. Ma ho seriamente sbloccato un cagnolino? Ma io non volevo un cagnolino carino. Mamma mia, ma questo non è un cagnolino, questo è un lupo magro. Adesso è un lupo grande. Ok, questo lupo fa paurissima. Allora, dobbiamo schivare i meteoriti e ci stanno colpendo in pieno. No, sono contro il gorilla. Sono contro il gorilla pazzo sgravato. Gorilla fantasma vs cane mannaro. Ah, non sono un lupo, sono un cane mannaro. Vabbè, ok. Cosa totalmente senza senso. Ci siamo beccati un bel per 4. Non mi dire che si è incastrato. No, non ci posso. No, no, ditemi che non è vero. Ditemi che non... Ragazzi, non posso andare avanti. Non posso andare avanti perché il mio personaggio si è bloccato sulla roccia e quindi non cade in acqua. E il gioco non me lo... Il gioco non mi riconosce che io ho finito il livello. Ma non è possibile. Ma maledetto che non sei altro. Mi tocca chiudere il game. Va bene, ho capito. Riproviamo questo livello, visto che a quanto pare non l'ho... Vabbè, facciamo che ora chiudo pure il gioco. Oggi non sono in forma, Ve lo dico, oggi non sono in forma. Mi sembro un nabbo. Cioè, io, Mattiz Games, il campione, il canale YouTube di giochi stupidi più stupidi del mondo. Cioè, non c'è nessuno più stupido di me. Guarda che se si incastra anche lui. Ok, vedi, non si è incastrato nella roccia il personaggio, e quindi adesso il livello me lo dà completato. E attenzione, perché manca solo il 20% per sbloccare un nuovo personaggio, che ovviamente non è Agiwagi e nemmeno Kissimissi. Chi sarà tra i due? Perché da come vedete la sagoma del personaggio è quella sia di Agiwagi che di Kissimissi, che hanno la stessa forma, quindi non lo possiamo sapere. Allora, scegliamoci intanto il mio personaggino robottino epico. Qui c'è un tasto con del cibo, cioè posso letteralmente mangiarmi del cibo? Oh, e scioppiamoci le patatine a questo punto. Sono buone le patatine. Ma piacciono ai robot le patatine? Ok, l'hanno fatto crescere tanto, quindi direi di sì. Abbiamo anche i panini. Al
Alberi di pizza? Alberi di pizza? Ma questo è un sogno, è un sogno, sogno, son destro, sogno maldestro. Cosa sto dicendo? Destra, sinistra e oh mamma mia, sono contro l'uomo pianta. Nebbia viola vs metallo pieno. Ma perché il mio personaggio si chiama metallo pieno? Mio Dio! Bolone gigantone, quasi per 6. Avete visto che lì in fondo c'era Giwaki? L'avete visto? Beh, se non l'avete visto, tornate indietro nel video e... Ho sbloccato un alieno! Oh, mamma mia! Oh, questo non me l'aspettavo! Questo non me l'aspettavo! Gran personaggio, ma chi se ne frega di Agiwagi? Io voglio l'alieno! Voglio l'alieno! Scherzo, voglio anche Agiwagi, anzi l'obiettivo del video è proprio quello, ma ora voglio provare l'alieno e vedere assolutamente come se la cava. Allora, al momento l'alieno è piccolino, carino, carino. Teoricamente però, se mi mangio le patatine, ecco, è diventato un alienone ancora carino. Ed eccolo, lo sapevo io che sarebbe diventato un alieno spaventoso gigantesco. Guarda, guardalo, guarda, ammettilo che fa paura. Lo stai ammettendo che fa paura, vero? Mamma mia, se sei brutto, amico mio. Ma contro chi sono? Legno feroce, PS esemplare di 7 spec di ok, per 6, per... Guarda la Giwaki. L'hai visto questa volta Giwaki che galleggia in acqua? L'avete visto a Giwaki che galleggia in acqua? Cosa? Vi state chiedendo perché indosso due cuffie? Beh, non lo so. Ok, andiamo avanti. Allora, mostri. Abbiamo alieno ciallo, alieno calino, alieno toscarino, motocarino. Ok, ancora un cavolo. Porca miseria, livello 30 e sblocchiamo una nuova location. Let's go, signorini. Signorini miei, se completo questo livello, falsacchiotti, sblocchiamo una nuova location. Location bellissima, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Vai, alieno, spatachin, pow. Ok, io sono matti cattivissimo. Sono matti che combatte albero bianco. Mamma mia, ma è gigantesco il suo personaggio. Guardate quanto è grande. E lì c'è Agiwagi, guardatelo. Secondo me, raga, una volta che riesco a fare un salto lunghissimo e raggiungo Agiwagi che galleggia in acqua, sì, proprio Agiwagi che galleggia in acqua, praticamente ce lo sbloccherà. Io ho questa teoria, cioè il gioco ci sbloccherà il personaggio una volta che riuscirò a fare un salto di quella lunghezza. Sì, vabbè, sfida a tempo, te la tieni te. E ecco la nuova location. Allora, io cambierei l'alieno, visto che abbiamo nuovi personaggi. Ci prendiamo il tronco epico, che al momento è il personaggio più raro che ho, e vediamo un po' com'è questa nuova mappa. È in acqua, e infatti sto utilizzando le ali, anche perché non credo che un tronco possa nuotare. Ma, sono delle... Aspettate un secondo. Allora, intanto c'è una cassa che mi dà dei soldi. Ma avete visto anche voi questi personaggini? Li vedete? Ma cosa sta succedendo? Ma non mi fa muovere. Ragazzi, c'è qualcosa di molto bizzarro qui. Non mi fa andare avanti. Raga, non mi fa andare avanti. Aiuto? Non so cosa devo fare. Non mi fa... Guardate, mi si blocca qui. Mi si blocca qui. Non posso andare avanti. E qui invece... Sì, qui mi ci fa andare, ma... Mamma, aiuto! Non so cosa devo fare! Aiuto, non so cosa fare, sono bloccato. Non mi fa andare avanti perché forse non ho mangiato qualcosa? Ma io sto andando in giro per tutta la mappa e non mi fa mangiare niente. Non è possibile che... Ma questo gioco fa schifo. Ma chi l'ha fatto sto gioco vergognoso? Niente, non funziona. Allora, io ve lo dico, se adesso mi funziona, mi arrabbio, Cioè, ho chiuso e riaperto il gioco. State a vedere che ora funziona, State a vedere che ora mi funziona. Lo volete vedere che ora funziona? Apriamo la cassa, spacchiamo qui. No, non va. Non va! Non posso andare avanti! No, non mi dite che il gioco... No. Forse devo cambiare personaggio. Forse devo solo cambiare... Vedete, il muro è lì davanti, no? Il muro è lì davanti, ma non mi ci fa arrivare. Ma cosa? Nuova strategia, signori. Usiamo il personaggino piccolino carino carino. Esatto, avete capito bene. Lui è uno squalo. Quando diventa grande diventa uno squalo ancora più cattivo. Apriamo la cassa. Ok, e... No, niente, non funziona. Non mi fa andare avanti. Ma per quale motivo? Ma no! Dai, però, non è giusto. Ehi, fatemi andare avanti, voglio giocare. Sto tentando una mossa disperata, signorini miei. Sì, una mossa disperatissima. Questo è un giochino, è una pubblicità.
e praticamente sto sbloccando le ali che aveva prima il mio tronco, no, quello del personaggio di prima, che mi dovrebbero dare un potere speciale e magari, non lo so, riesco a sbloccare il gioco in qualche modo, perché non riesco ad andare avanti. Ok, vi prego, adesso fatemi andare avanti però. Sono diventato gigante, sono diventato cattivissimo. Apriamoci la cassa, ti prego. No, non va. Ma perché non va? No. Ma scusate, voi ci giocate a questo gioco? Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a superare questo livello, perché io ci sto provando in qualsiasi modo ma non funziona. Non funziona per niente. 0, 0 di 0, 0 di 0 di 0 di 0, 0 di 0, 0 di 0, 0 di 0 di 0 di 0. Allora raga, ho trovato un trucco. Praticamente se non divento gigante mi fa andare avanti. Però devo diventare un mostro prima. Devo diventare un mostro cattivissimo prima. Come faccio a diventare un mostro cattivissimo? Mi serve un albero. Ok, albero. E mi si è bloccato! Ok, no, 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 no. Qui c'è qualcosa che si può fare. Sono maxato, sono anche maxato ora. Guardate, c'è la freccia in avanti, ma non mi fa andare. Non mi fa andare, però mi è venuta un'idea. Devo richiudere il gioco. Allora seguitemi, perché qui dobbiamo fare una strategia difficilissima. Praticamente io devo diventare un mostro cattivo. Però prima devo diventare un mostro. Allora, fermi. Fermi, fermi, fermi. Devo mangiare prima i panini. Ora sono un mostro e... E no, non mi fa andare. Allora, fortunatamente siamo riusciti a sistemare il grosso problema. Ora sono uno scimmione gigantesco e devo combattere contro il gorilla. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai, 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 combatti. Voglio il mio Huggy-Wuggy. Datemi il mio Huggy-Wuggy. Ok, livello superato. Ci serve la massima concentrazione. Io, ecco, eccolo Huggy-Wuggy e Kissimissi. Guarda, mi trollano pure. Mi mettono pure la pubblicità di Huggy-Wuggy. Sì, ok, però adesso per favore fatemela levare, perché no, non siete abbastanza simpatici. No, non ci voglio giocare al vostro gioco. Io voglio giocare al mio. Anzi, ora spegniamo pure internet. Basta, mi sono stancato. Vi faccio vedere io adesso come si gioca. Vai, livello successivo. Andiamo. Datemi il mio Huggy-Wuggy o Kissimissi. Ancora non ho capito chi sbloccheremo, ma se andiamo avanti di sto passo non lo sbloccheremo mai, perché rimarrà lì per sempre bloccato. Avete capito? Rimarrà bloccato perché noi siamo scarsi e non lo riusciremo a sbloccare. Esatto. Vai, 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 papapapapà. Biscotti e panna. Ho appena killato biscotti e panna. Avete visto? Questo gorilla si chiama biscotti e panna. Ma perché? Non ha per niente senso. Ma noi non ce ne frega niente, perché noi ci raccogliamo tutti quanti i nostri punti bonus, perché noi lo sappiamo che vogliamo solamente una cosa. Noi vogliamo lui. Dov'è? Questo personaggio qui, lo vedete? Kissimissi. Mamma mia, quanto vorrei Kissimissi tutta rosa. Bellissima, il mio personaggio horror preferito. Adesso superiamo però questo livello con uno squalone gigantone. Questo è uno dei personaggi che mi fa più schifo tra tutti quelli che ho. Sì, è davvero sceno. Vi siete resi conto che sta indossando un costume arcobaleno? No, l'avete visto che sta indossando un costume arcobaleno? Sì, ok. No, l'importante è che ve ne siete accorti, perché c'è davvero, questa cosa è fuori di testa. Ma siete malati. Andiamo avanti però, perché qui bisogna sbloccare il personaggio. E siamo nel livello di Squid Game. Guardate, ci sono per terra i triangoli, cerchi, proprio come Squid Game. Che paura. E voi conoscete Squid Game? A me fa tantissima paura, ma non fa niente, perché noi siamo forti e faremo fuori di nuovo il gorilla biscotti e panna se necessario. Gorilla, ciao ciao, bello. Ok, ok, stiamo andando alla grande. Stiamo andando alla grandissima. Vai così, spawn, tuffo in acqua e buonanotte. Vattene a casa, brutto gorilla che non sei altro. Io ho intenzione di fare una cosa che però non vi posso dire, e ho bisogno di più monete in questo momento, perché siamo a corto di monetine carine carine. Però adesso andiamo avanti, andiamo avanti. Purtroppo il livello Squid Game è finito, però stiamo sbloccando tante zone nuove. Questa cosa mi piace, ma aspetta, ho visto un forziere. Aia, è troppo grande per me. E allora dammi un secondo che divento un mostro maxato e vediamo se ora è troppo grande. Oh, finalmente ce l'abbiamo. Sorpassa, sorpassa, destra, sinistra, non farti colpire. Biscotti e panna, vatti a fare un bel volo! Mamma mia, quanto stiamo andando avanti super veloci. Stiamo andando avanti velocissimi, eh. Dobbiamo riuscire a sbloccare Huggy-Wuggy, costi quel che costi. Lo devo trovare, lo devo trovare. Non lo so come si fa a trovare. O Kissimissi, ovviamente. Io intendo uno dei due, perché non possiamo sapere chi è tra i due. Ma non fa niente, mostro d'acqua, vattene via. Non sei tu il mio obiettivo. Non voglio assolutamente te, non me ne frega. Proprio mi... Ma chi ti sta pensando, mostro d'acqua? Qui abbiamo ben altro da sbloccare. Sicuramente non il personaggino denti di fuoco.
fuoco. Anche se me lo voglio provare, denti di fuoco. Secondo me è molto carino, puccioso e teneroso. Sì, puccioso, teneroso, carinoso. E proviamocelo. Ok, non assomigli per niente alla mia Kissimissi, bellissima e carinissima, lo devo ammettere. Però non fa niente. Ah, è un drago. Ma è un drago cattivo. Mamma mia, drago maxato. Vediamo un po'. Siamo sempre contro biscotti e panna, da come vedete. Mamma mia, biscotti e panna, ti distruggo. Ti distruggo, denti di fuoco. Fagli vedere chi sei. Pam! Ottimo salto, ottimo salto. La mia... L'avete visto a Kiwagi che sta dietro a quell'isola innevata, vero? L'avete visto? Sì, no? Perché se no sono pazzo io. E poi, scusate, anzi sì, è vero, io sono già pazzo dato che sto indossando due cuffie contemporaneamente. Però questi sono dettagli. Shh. Adesso controlliamo un secondo che per sbaglio non è che è stato sbloccato, no. Vedete, c'è quel punto interrogativo, quel lucky block, c'è l'isoletta. Non lo so, l'intuito mi dice che dobbiamo ancora andare avanti. E qui c'è anche un elemento gratis, grazie mille, abbiamo una calamita. Ah, è una calamita che mi attira tutti quanti gli alberi per... anche le monete. Wow, praticamente mi fa fare il livello perfetto. Fighissimo, io non devo fare letteralmente niente qui. Oh, drago contro drago. Drago rosso contro denti di fuoco. Attenzione, in vantaggio denti di fuoco. Il volo. Mamma mia, se siamo forti. Oggi sono on fire, eh. Oggi sono proprio on fire, bisogna ammetterlo. Ma se sono on fire. Mamma mia, se sono on fire. Ok, 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 ok. Molto bene, molto bene. Ancora una volta livello Squid Games. Squid Games, signori, signori. Il drago infuocato pronto all'arrembaggio per aiutarci a sbloccare Kissimissi. Where is Kissimissi? Dov'è Kissimissi? Datemi Kissimissi. Attenzione al combattimento. Mamma mia, mamma mia, che cattiveria. Pom! Ottimo, 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 ottimo. Molto bene. Io me lo sento. Aghiwaghi e Kissimissi si stanno avvicinando. E voi ve lo sentite? Beh, vediamo un po' cosa riusciamo a combinare in questo prossimo livello, però, perché secondo me non l'abbiamo ancora sbloccato. Chissà perché ho questa impressione. Guarda, oh mamma mia, ma chi è lui? È un nuovo mostro, raga. Un occhio. Questo mostro si chiama un occhio. Ed effettivamente ha solo un occhio. Oh yeah. Ok, danneggiato tantissimo, lo siamo. Stiamo distruggendo, sto distruggendo tutti i boss davvero faccia da giungla. E questo che personaggio è? Vediamo un po' cosa ci fa fare faccia da giungla. Comunque io me lo sento che si sta avvicinando a Kiwagi. Ma che schifo, ma che schifo è que... Oh, ho capito, è quel mostro spaventoso. No, è quella pianta, è quella pianta lì, quella lì che se metti la mano ti morde. Mamma mia, che paura. Mamma mia, se io la vedessi nella vita reale quella pianta mi spaventerei tantissimo. Ma ora per fortuna ce l'abbiamo noi la pianta. E facciamo fuori il povero biscotti e panna, che si va a fare un bel viaggio a mangiarsi il gelato con la panna. E vai avanti così. Stiamo distruggendo tutti. Stiamo davvero distruggendo tutti. Sono soddisfattissimo. E sono sicuro che quando arriveremo al livello massimo di questo gioco, il gioco non ci darà solo Aghiwaghi e Kissimissi, ma ci darà anche Mammy Waghi, che per chi non la conoscesse è lei, il nuovo personaggio di Poppy Playtime. Lo vorrei tantissimo utilizzare in questo gioco. Con quei mamma mia, con quei tentacoli spaventosi. Attenzione, mega volone, scivolone di gorilla. Gorilla Kong, Gorilla Kong, vai avanti Gorilla Kong. Comunque questa pianta è cattivissima, fa troppo male. Ma aspettate un attimo, aspettate un attimo, perché mi sembra di aver sbloccato una cosa interessante. Ma questi sono Viustel? Oh, questi sono Viustel. Sono Viusteloni. Viustel, guarda lì che si mangia i Viustel. Oh, aspetta un attimo. Ma queste sono cosce di pollo. Buone. E questa... queste sono delle costolette giganti. Ho appena mangiato delle costolette giganti. Mi state prendendo in giro per caso? Mi state prendendo in giro, vero? Guarda che io sono una pianta. Una pianta che ha appena mangiato delle costolone giganti. Sì, non sto scherzando. Quindi ti conviene toglierti, Gorilla Kong. Oh, andiamo avanti che voglio mangiarmi altri virusteloni. Dopo andiamo nello shop a vedere se l'abbiamo sbloccato, Dopo andiamo a vedere nello shop. Non vi preoccupate, amici miei, amichetti miei, che siete molto carini.
Andiamo insieme alla Re Maggio. Gorilla di mezzanotte. Ecco, beh, meglio che te ne torni nella notte, perché io sono Matti che fa a botte. Yeah. Sì, con queste cuffie dico più cose a caso del normale. Non so se ci avete fatto caso. Beh, io ci ho fatto caso, sinceramente. Direi di andare a farci questo prossimo livello incredibile. Anzi, no, sapete che vi dico? Vediamo un po' se prima l'abbiamo sbloccato. Porca miseria, ancora niente, Aghiwaghi e Kissimissi. È il momento di far correre un po' dei nostri mostri, perché siamo su Monster Lab, il gioco dove dobbiamo completare tutti i livelli, correre e sbloccare i mostri più spaventosi del mondo. Qual è il mostro più spaventoso del mondo, Ninna? Sei tu il mostro più spaventoso del mondo. Ecco, bene, bellissima risposta. Ma partiamo alla grande. Ma perché tu hai il cappello e io no. Ma perché io sono un figo incredibile con il cappello rosso, è ovvio, dai. Si mette così? No. Insomma, vabbè. Comunque, Monster Lab è questo gioco bellissimo. Io sono già forte su questo gioco, eh. Guarda, praticamente ho già questi personaggi sbloccati. Guardali, guardali. C'ho pure il Grinch, ma soprattutto... Il Grinch, che bello, tutto verde, lo vorrei. Sì, sì, ma soprattutto, guarda un po' là chi c'è. Guarda un po' là chi c'è. Aghiwaghi! Ah, fa paura! Abbiamo già sbloccato Aghiwaghi su Monster Lab, ma guarda quanti personaggi ci sono ancora da sbloccare. Sai che ti dico? Ora li sbloccherà tutti. Ok, va bene. L'obiettivo di oggi è sbloccare Kissimissi, l'amica, la fidanzata, la moglie, ancora non si è capito, di Aghiwaghi. Ce la faremo? Chi? I Kissimissi, Ninna. Io ho paura di Kissimissi, allora. Allora, io non ti dico niente. Che devo fare? Io non ti dico niente, vediamo come giochi, perché io sono già un campione, ovviamente. Aspetta, ma perché gira questo coso? Non capisco. Ok. Uccidiamo tutti. No, tecnicamente li dovresti schivare, quelli sono le guardie scienziate. Appunto. Vabbè, va bene così. Ok, la testa. Ma non è... va bene o no? Non capisco cosa sta succedendo. Va bene, ma adesso devi combattere contro il mostro finale. Ok, livello completato. Hai fatto un casino svergognoso, però ce l'hai fatta, brava. Ma sei zitto, è stato facile. Quindi ora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo vinto? Hai vinto un livello, cioè ora non è che hai vinto tutto. Hai vinto un livello, ti faccio i miei complimenti, ma siamo bello... Ah, eccoci qui. Ok, perfetto, questa pubblicità bruttissima. Quando è che possiamo andare via? Allora, vediamo adesso, schippo e non succede niente. Allora, andiamo a vedere un attimo qua mostri com'è la situazione. Praticamente il prossimo mostro che sbloccheremo noi è lui, vedi? Ci manca la gamba. È l'omino Michelin. Esatto, è l'omino Michelin, okay. Molto spaventoso. Che schifo, a me fa proprio schifo l'omino Michelin. È bellissimo, è tutto morbidoso, è un cuscino. È uno pneumatico, vabbè, sì, vabbè comunque vabbè. Vai, vediamo un po' allora, in cosa ti trasformerai oggi. Lo vedi? Lo vedi? La vedi la testa? No. È la testa di Aghiwaghi. Schiva. Bravissima. Schifo. Okay, prendiamo questo che ricaricano. Più okay. Mangi. Ciao! Più mangi e più ti trasformi, ok. Più mangi e più ti trasformi. Ma questo... Ci sono gli scienziati. Ci sono gli scienziati che ti danno... Hai preso 10. Hai preso il massimo, Ninna. Hai preso 10. Stai a scuola. Quando prendi 10, che succede? Non lo so, perché io prendevo sempre 10. Ah, ok. Cioè, non prendevo mai 10. Ah, ecco, beh, infatti. Quindi ora abbiamo le mini mission. Perché non ce l'abbiamo? Tecnicamente quando fai un livello... Ah, fammi provare a me. Fammi fare una parte. Io sono più brava. Voglio vai. Giocare io. Sì, guarda, vediamo. Ci scommetti che faccio un livello perfetto? Allora prendi. Ah, ma tu non hai nessuno che ti rincorre. Eccolo. Guarda quanti cose hai tu da prendere che sono verdi e buone. Guardalo. Schivo. Oh, ma c'è un salto da fare qui. Vai. Ottimo. Schivato. Come fai a schivarli? Perché sono il campione del mondo. Io sono il re dei giochi per telefono. Sì, solo perché eri già qua. E il Grinch gigante. Grinch vs Grinch. Ah no, io sono un mostro. No, io tu sono... sei un coccodrillo. Sono un coccodrillo. Oh, sto per morire. Stavo per morire, Ninna. Perché non sei bravo. Abbiamo sbloccato l'omino Michelin. Ed eccolo qua, signore e signori. E questo me lo utilizzo io, ovviamente. No, hai detto che non ti piaceva, è mio. E dai però. Solo uno. Oh, grazie. Ed eccolo qui. Ma si parte. Let's go. Allora, vediamo. Ecco la gamba. Che c'è? Io, intanto che tu giochi, io faccio vedere una cosa. Tu non ti distrarre. Ma guarda che panzone. Guarda che panzone.
No vabbè. Ma Nina, ma stai vedendo che panza che c'ha questo? Guarda che panza che c'ha questo. Matti, ma mi rispondi? Io ho fatto vedere una cosa che non ti poteva far vedere. Il nuovissimo album di Nina e Matti. Ma sei impazzita? Ragazzi, finalmente il nostro album di figurine uscirà il 4 aprile in tutte le edicole. Ma voi potete già preordinarlo. Dove? Su ninnaemmatti.it. Mi raccomando, falsacchiotti, preordinatelo tutti, perché sarà bellissimo. Esatto, perché se lo preordinerete sarete i primi a riceverlo e avrete un regalo speciale, che è esattamente un omino Michelin in casa. No, non è vero, non avranno quel regalo speciale. Infatti nessun omino Michelin. Comunque Nina, se vuoi ti cedo il comando, perché qui noi stiamo andando alla grande, eh. Però diciamo che non abbiamo ancora completato l'obiettivo di oggi. Cioè qual era l'obiettivo? Trovare Kissy Missy, la dobbiamo sbloccare. Ah, giusto, Nina. Mi ero di... molto complicato, molto complicato, attenzione. Sai cos'è difficile per cosa? Me? Schivare quegli omini che mi odiano. No, no, non li devi, non li... vabbè, in realtà li puoi anche colpire, vedi, sei così. Ah, ok. Così omino Michelin panzone, che ce la fai comunque. Cos'è, un corvo? Oh cavolo, stai attenta. Corvo, 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 vedi, vedi. Ti stava per far fuori. Ti stava per far fuori. Molto pericoloso. Ma cosa stiamo per sbloccare secondo te? Secondo me è il corvo che ho appena fatto fuori. Dici? Uh-huh. A me, non lo so, a me sembra un personaggio diverso, ma non so dirti ancora il nome. Comunque... sicuramente non è che si missi. Ma siamo a livello 28? Sì. Oh, livello 30 è un buon obiettivo secondo me, è un buon trovo. A livello 30 si sblocca Kissy. A livello 30 si sblocca Kissy? Sì. Ma allora dimmi un secondo, no? Sì. Ma che cosa stai aspettando? Ma lo vuoi far partire capito, sto livello? Ho capito, mamma mia. Sto giocando, io ho paura di tifosi. Me ne sono accorto perché c'è urli. Questo orecchio io non ce l'ho più, praticamente. Ah, sì? Mi si è disattivato. Ah, no? Sì? Non so se te ne sei accorta, ma in chi ti stai trasformando? Oh, sono l'uomo secco. No, sei... uno steccoletto. Sei Sirened. Sirened, Sirened. Ah, Sirenet. No, che Sirenet. Ah, Sirenet. Eccolo, Sirened fa paurissima. Guarda che testa che c'ha sto stupido. Ma chi è? Io ho capito. Chi è? Willy Wuggy. Oh no, intendi la versione oscura di Huggy Wuggy? Sì. Porca miseria, se sblocchiamo lui, Ninna, io chiudo il gioco, Vado, devo vedere chi è, sono troppo curiosa. Ok, allora, let's go. Falsacchiotti, se ancora non l'avete fatto, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matiz Games. Attenzione. Ok. Ora mi sto trasformando nell'uomo pesciolone. Vai. Che se ti trasformi nell'uomo pesciolone noi intanto arriviamo a 100.000 iscritti, perché non ci siamo ancora arrivati. Sì, infatti. Ninna e Matiz Games. Attenzione, si vuole. Ah no, forse era il Grinch, non è l'uomo pesciolone. Ah, sì. Grinch contro uomo corvo. Oh, ti sta battendo, no, 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 ti sta battendo. Mamma mia, Ninna, un altro pugno. Troppo facile. Un altro pugno e ti stendeva. Ancora non si riesce a capire, ci stanno tenendo sulle spine. Willy Wuggy si sta avvicinando. Sì, ma posso fare un livello io adesso? Okay. Grazie, perché guarda un po' che ti mostro qui. Cosa? Dun 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 dun. Cos'è? Come cos'è? Che cosa hai fatto? Anch'io l'ho fatto. No, ma no, 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 non è proprio la stessa cosa, Ninna. Io in questo momento sono diventato Matiz Pro Gamer. Vedi? Sono Matiz Pro Gamer. Io sono Ninnaz Pro Gamer. Ma vabbè, dai, senti, la lasciamo stare, va? Next level, siamo a livello 30. Livello 30, 33, trentini entrarono a Trento. Tutti 33, tutti dell'anno. Esatto, esattamente quello. Guarda, sei un orsacchiotto. No, Ninna, non è un orsacchiotto. Come no? Sei pronta a scoprire cos'è? Catwoman. Allora, la prima parte l'hai indovinata. Catboy. Cat. KitKat. Ah, un KitKat. Sì, esatto, nello scorso video questo lo chiamavo KitKat. Cat 10. Yeah. Ma non lo ricordo come si chiama. Nei commenti, scrivetecelo nei commenti come si chiama sto mostro. Io che non me lo ricordo. Saperlo. Non me lo ricordo, ma forse ora abbiamo sbloccato. Ah, non abbiamo sbloccato niente. Dai. Aspetta, da qua riesco a vedere la faccia. Ho capito chi è. Chi è? L'uomo piovra. L'uomo piovra? No, no, questa è la faccia d'alieno. No, è una piovra. L'uomo piovra, vabbè, nel dubbio, mentre tu parli io mi faccio un altro livello, okay. Che qua è livello... Ops. Ho sbagliato. Anzi, facciamo un esperimento. Vediamo che succede. Sbagliali tutti. Vado su tutti i rossi? Sì. Vai.
tutti rossi. Guarda, che schifo. Diventa bruttissimo. Ma che schifosità è questa? Ah, perché sei tutti gli uomini. Praticamente su Monster Lab ogni volta che tu sbagli ti trasformi in un mostro diverso. Ma forse è potenziato. Un mostro potenziato. È un mostro potenziato. Vai, vai, vai. Il mostro potenziato vince. Ma che schifo. Eccola, vedi? Te l'ho detto, è una piovra. Ma che piovra? È un alieno qui. Questo è alien. Io è non alien. So nemmeno come è fatta la piovra. Alien l'alieno. Va bene, ti concedo di fare un livello, okay, ma solo uno, perché ormai, vabbè, abbiamo già capito chi è il più bravo tra me e te. Io. Va bene, allora, livello 3. Eccolo, questo è il livello 3. Tre tirini, tutti e tre. Questo è difficilissimo, Matti. Stai attenta che è pieno di mostri. È il livello più difficile del mondo. Più che altro si stanno allungando i livelli, ci hai fatto caso? Infatti, ora sta correndo tantissimo, io non correrò mai così. Non so se ci hai fatto caso, ma ogni volta che tu colpisci un cacchio di coso, tu perdi vita, ok? Io perdo vita, ma sono sempre più brava, guarda, 10 su 10 su 10. Sì, sì, ti voglio vedere poi quando combatterai contro un mostro, se ce la fai a vincere, se ti fai danneggiare sempre. Andiamo? Ma, scusami, se devo recuperare. Se tu hai paura di un mostro, no? Sì. E sei un mostro. Cioè, tu sei un mostro. No, tu sei un mostro. No, tu sei un mostro. Tu sei un mostro. Ma chi è che Matti sta. Chi è che sta giocando in questo momento? Io, ma ecco. Sei tu il mostro tra noi due. Sei proprio brutto. Guardate, mani in alto. Io non sto facendo niente. Lei invece sta comandando un mostro. Mani chi in è alto, il mostro? Verrai arrestato. Mani in alto. Oh mio Dio! Frutta VS frutta! Ma che. È una barbabietola. Una barbabietola mosta. Uh-huh. È un barba monster. Yes. Che schifo. Ce l'abbiamo fatta. No, manca una gamba ancora. Manca una gamba. Fallo tu. Va bene, prossimo livello. Comunque ho una brutta notizia per te. Non so se ci hai fatto caso. No. Ma ora che sbloccheremo la gamba, avremo sbloccato un nuovo personaggio. E non c'è ancora Kissimissi. Esatto, mannaggia la miseriaccia. Sai straccia. Perché non c'è Kissimissi? Perché? Perché non siamo abbastanza mostri. Hai ragione, c'è un problema. Potresti dare un'occhiata? Cosa? Ecco, beh, io no, sono l'omino Michelin, giusto? Hai una gamba Aghiwaghi. Sì. Oh, sono l'omino Michelin con la gamba di Aghiwaghi. Oh, no. 6, 8. Ma guarda quanto è figo però. Ma tu fai schifo a questo gioco. C'ho una gamba ciccione e una gamba minuscola. Ok, mi sa che questa volta non sei bravo, non sei bravo. No, e soprattutto non ci hanno dato la gamba dell'alieno. Uffa, ma ti impegnati okay, però. Ok, promesso. È così semplice. Mi trasformerò in gattino Willonio. Il nostro gatto Willy è un mostro sicuramente. Esatto, Willy, il nostro gattino, per chi non lo conoscesse, vabbè, siete dei pazzi incredibili. È un gatto molto molto cattivo, quindi è un mostro. Ma tu sei più gatto o più mostro? Ninna. Sei un gatto? No, Ninna. Sì? Un mostro libraio? Ah, lui tira i libri, stai attento perché i libri fanno malissimo. Sì, vabbè, che... è proprio un napo. Mamma mia, che noob. Meno noob, male. Noob vs pro vs hacker. Ma chi sarà il pro e chi sarà il noob tra me e te? Che cos'è un hacker? Un hacker è tipo il maestro mondiale di questo gioco. Ovviamente sono io. Ah. E tu invece sei noob o pro? Sei noob. Noob è quello che sei te. Una principessina carina. Noob è la più scarsa del gioco. Cioè tu vai. Intanto io sono riuscita sono riuscita ad avere quell'uomo lì. L'uomo piovra. Hai preso sia il barile che il nemico arancione. Cioè due in uno, ragazzi. Pacchetto completo. Diamo un nome ai nemici arancioni. Secondo me sono uomini tutoni. Secondo me sono scienziati pazzi. No. Eccoli, questi sono scienziati. Questi sono scienziati pazzi. 10 su 10 su 10. Una rana. Beh, adesso c'è. Finalmente. Io ho una domanda. Non possiamo combattere. Cioè, non possiamo fare la corsa con quella skin. Beh, adesso se teoricamente se lo selezioni, dovrebbero darcelo. Oh mamma mia. Non mi piace per niente. Vado io? Sì, non però mi piace. Aspetta un secondo perché mi è venuta un'idea. Cosa? Cioè, ora che noi abbiamo sbloccato lui, abbiamo questo prossimo personaggio da sbloccare. Il punto interrogativo. Chi è? È Kissy. È Kissy. E andiamoci a sbloccare la Kissimissy. Guardalo che mi sto trasformando per la prima volta. Guarda, è già bruttissimo. Che brutto però, fa proprio schifo. Ma poi perché ho i capelli rossi? Ecco, ora non ce l'ho più rosa. Posso dire che questo gioco è un po' inquietante? Beh, è la corsa dei mostri, Ninna, mi sembra ovvio. Oh! Quella è un'alce! È l'alce di Babbo Natale. La renna di Babbo Natale, è brutto. È
È un alcestruzzo. No, è un calcestruzzo. No. Oh, è eliminato. Era Rudolph. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato. Ah no, vedi, new part. La nuova parte si sblocca al prossimo livello. Vabbè, giocherò okay, io. Corri, vai. Corri più che puoi. Vai. Monster Lab. Monster Lab. Come avevamo detto che si chiamano gli strangolatori arancioni? No, uomini tutoni. Uomini tutoni. Vai, sì. Uomini tutoni. Oh, ho spaccato il muro. Oh, Matti, non puoi. Poi devi ripulire. Ho rotto il muro. Vai avanti. Oh, yeah. Uomini tutoni. Uomini tutoni. E chi vediamo? Se lo becca? Ma chi 10, se lo becca? Su 10, su 10, su 10. Oh, yeah, sono troppo bravo. Dammi un bacio. Non mi hai dato un bacio. Beh, vai avanti tu. Oh, ma perché? Che braccio è questo? Pinocchio! Ma che cavolo è Pinocchio, eh? Pinocchio! Chi è che indossa una maglietta a maniche corte gialla? Pinocchio. Va bene, allora continuiamo a superare. Ragazzi, io non ho mai visto un mostro del genere, eh. Io sì, Pinocchio. Ma che Pinocchio? Ma sì. Pinocchio non è un mostro. Ah, Nina. Lo dici tu. Ah, oh, non mi importa, eh. Vai avanti. Dai, Matti, non mi devi far scoprire. Ah, non mi importa. No! Sei andata su The Florislava! E quindi? Oh mio Dio! No, no, Matti, ho paura! Oh mio Dio! Mi fa fuori, mi fa fuori! È lei quella a maniche corte! Ah! È la bavola di Squid Game! Stiamo per sbloccare la bavola di Squid Game, mannaggia la miseriaccia! Livello 40 intanto! Era Pinocchio! Ma Pinocchio un corno, Ninna! Io ho paura della bambola di Squid Game! Ci può far fuori in un secondo! Anzi, secondo me, sai che ti dico? Mm-hmm. Quando arrivi lì davanti, non devi correre! Non devo correre, è vero, perché lei gioca un 2-3 stella! Esatto! Oh, mamma mia, che paura! Io, Ninna, ti devo dire la verità! Sì. Quando ti ho detto di giocare a Monster Lab, pensavo davvero di sbloccare Kissy Missy! Invece... Forse che si mise quella finale. Ma forse la bambola è solo un travestimento. E dentro c'è chi... Guardala, papà, anzi, sai che ti dico. Ora... Ecco, esatto, fai bene, Ninna. Io intanto vado avanti perché sinceramente voglio sbloccarla. Sì, la voglio sbloccare. Ok. Allora, ultimo livello e poi tocca a te però, eh. Ok. Mamma mia, ragazzi, è il momento di sbloccare la nostra bambola di Squid Game. Sono troppo spaventato. Sai che ti dico? Mm-hmm. Se lei ti vede che ti muovi e muori, io mi prenderò questo iPad per giocare un altro gioco. Ehi, l'iPad dei giochi è tutto mio, non provare a rubare. Eccola di nuovo, di nuovo lei. Fermati. Stop, stop, Squid Game. Ci siamo. Ah, mi sto girando! No! 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 Non ci posso credere! Sono stato ucciso dalla bambola di Squid Game! Che schifo, che schifo. Faccio io. Va bene, vai avanti tu, Ninna. Uomini tutoni, toglietevi, devo passare. Andatevene via, che già abbiamo un mostro abbastanza cattivo da combattere. Esatto, uomini tutoni. Uomini tutoni, uomini tutoni, andatevene a casa, andatevene a casa. Matti, c'è l'uomo barbabietola. Ah, ok, lui non mi fa paura, sinceramente. No, fa ridere. Sì, l'uomo barbabietola. Cioè, non è che faccio molto ridere, perché ora ti faccio vedere la faccia, il caso Linko. Stava così. Fa ridere come faccia. Ah, ok. Dai, Ninna, sbloccaci questa bambola di Squid Game. Fagli vedere chi sei. Ok. Vai. Ma stai diventando il Grinch? Sì, sì, sì. Ah, no, no, non è il Grinch. Sì, è il Grinch. È il Mr. Muscolo. Mr. Muscolo. Come si chiama? Non mi viene in mente il nome. Mr. Ranocchio. Ranocchio coccodrilloso. Vai. Ah! Vai. Oh, aspetta, secondo me prendo 10 su 10. Secondo me prenderei un 10. 10. Va bene, ci siamo quasi. Vediamo. No, ancora niente. Praticamente al prossimo livello, Ninna, sbloccherai un'altra parte della bambola di Squid Games. Sì, 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 perché io sono brava. Ma tu hai mai giocato agli Squid Games? Sì, ovvio, su Ninna e Matti. Oh, su Ninna e Matti nella vita reale. Esatto, oh. È meglio del videogioco. Dovete sapere che Ninna siamo i campioni degli Squid Games. Uh-huh. Perché noi siamo fortissimi e combattiamo contro un gatto. Un gatto gigante. Alieno vs gatto. Alieno, ma non c'è, ma che... paragone, non, ma... c'è paragone. Ma l'hai devastato. Cioè l'hai distrutto in modo estremo. Sai che ti dico? Ok. Che cosa stai per fare, Ninna?
Che versione è questa? Ninnats for gamers. Ah, ti faccio vedere, eh. Questo si chiamerà il livello tutto sbagliato. Guarda, rosso, barile. Boom, boom. Ma muori subito così. Barile. E vai di scagnozzo arancione. Non mi piace. Barilone. Oh, una gamba! È la gamba della signorina. Come si chiama quella signorina? È la bambola di Squid Game. Sì, come si chiama? Ma si chiamerà Genoveffa. Che schifo, Inna, sono un mostro bruttissimo. Quello sì che fa paura. Ma quindi l'hai capita questa cosa? Se tu sbagli e vai sul rosso, praticamente puoi trasformarti già un po' nella bambola, però non completamente. Allora vai, rifallo. Voglio avere la testa di Squid Game. Allora, Aki Wagi, Lomino Michelin. Ancora Aki. Aki. Ma che è la testa del Grinch? Ah no, il Grinch. Vediamo se riesco a beccarmi il braccio della bambola. Vediamo, no, ancora no. Ancora niente. La gamba, no. Niente. Va bene, sono un mix tra Aggie e il Grinch? Sì. E l'omino Michelin. Oh, distrutto! Wow. Senti, io questo me lo giro perché è scomodo. Io me lo metto davanti così che almeno vedete anche il mio torero, perché io sono un toreritos. Vai. No, ok. Allora, io farò un'altra strategia. Cioè? Sbagliato. Cosa stai facendo, Nina? Guarda! Giusto? Sbagliato. Guarda il mio braccio. Oh, è la maschera. E anche la gamba. Ah, sia la... Non la maschera, poi. La manica. Che maschera? Non mi ricordo cosa dovevo prendere. Hai il braccio di Squid Game. Sì. E anche la gamba. E anche la gamba di Squid Genoveffa Game. Genoveffa si chiama. Ah, di Genoveffa. Mamma mia, che mostro. Sembra un gatto con il body e... Fa davvero schifo. Comunque ci manca solamente la gamba della Squid Game Nara. Non so come chiamarla. Genoveffa. Ma va schifo Genoveffa come nome. Andiamo a vedere. E infatti guardate, è confermato. Il prossimo personaggio sarà proprio lei. Spiegami perché devo fare questo video. Io volevo mangiare un cornetto canutella. Ma fidati di me. Guarda, siamo in una fabbrica di giocattoli. Io ho appena creato una cacca di tessuto e ora la sto... Cosa sto facendo? Stai gonfiando, ma che cos'è? È una cacca cuscino? Ah, giusto! Ma sei un genio! Ho riempito il cuscino di palline così diventa cicciotto, vedi? Ah, potevi riempirlo di cacca. E di che colore facciamo la nostra cacca? Arancione. Cacca arancione. No, quello non è l'arancione. E qual è l'arancione? Ah, ok, scusa, c'hai ragione completamente. Stupidotto. Ma fa schifo sta cacca, ma che è? Ma la cacca deve fare schifo. Ma io volevo una... A te piace la... Oh! L'hai colorata di marrone. Ops. Vabbè, comunque siamo in una fabbrica di giocattoli incredibile. Il nostro obiettivo sarà produrre i giocattoli che voi andrete a comprare. È la bocca di Aki Wagi. Cosa? No, non la metto, mi fa paura. La cacca con la corona, Aki Wagi lo scopriremo dopo. Cacca corona, andiamo di ok, così almeno dopo... No, non hai messo gli occhi. Ma io pensavo che andasse avanti piano piano. Vabbè, scusa. Dobbiamo mettere l'emoji della cacca. Genius. Guarda che facciamo. Ne facciamo. Puoi mettere tante. Un riempimento caccoso, che ne dici? Questo è il giocattolo più brutto che io abbia mai visto in tutta la mia vita. C'è da dire la verità. Io non ho mai visto uno schifo più schifoso di questo. Guarda. Sì, infatti ora ci provo io. Che tra l'altro io ho la penna magica per toccare questo iPad. Ok, ma scusami se ti interrompo. Perché c'è scritto colleziono oppure vendi? Vendi, vediamo. Lo vendo? Quanto lo comprano, sì. Okay. Secondo me vale 1 euro. L'abbiamo messo nella nostra scatola, guardala. Oh mio, mamma mia! $1,105. Lo accetto? Sì, Matti. $1,105, guarda, prenditelo subito, proprio te lo do. $1,000, Nina, sono ricco. Vediamo chi selezionare. Intanto volevo far vedere di nuovo la mia pennina magica. Ah, ma quindi non devi fare per forza la cacca? No, puoi fare anche altre cose. Tipo c'è Aki Wagi. Ok. C'è un maialino. Sì, maiale. Poi c'è Teddy. Sì, c'è l'orsacchiotto, esatto. Che non si chiama sicuramente Teddy, ma noi non ce ne frega niente. Vabbè. E poi c'è la cacca. Insomma, questi qua sono. E io farò Aki Wagi. Fai Aki Wagi? Sì, Aki Wagi colorato speciale. Ma Ninna, a me fa paura quel mostro. Allora, intanto gli mettiamo...
cosa li possiamo mettere? Metti, fai Huggy Wuggy quei cuoricini, almeno fa meno paura, no? Huggy Wuggy fatto a cuore. Vai avanti, brava. Vediamo, ora dobbiamo gonfiarlo. Vai, vai, gonfialo, gonfialo. Ok, si sta gonfiando. Guardalo, guardalo, sta diventando realtà. Bellissimo, è gigante. Questo lo vendiamo, facciamo un sacco di soldi. Ma se 1000 euro costava una cacca, questo sì, ne costa 10.000. Poi Huggy Wuggy è blu. Sì, vai, vai, ma vai. Io farò verde. Ma che tutto, sei impazzita? Verde, tutto verde. È la nuova versione di Huggy Wuggy, sì, 2022. Esatto, si chiama Verde Wuggy. Verde Wuggy, Green Wuggy, incredibile. Yes. Incredibile, questo Huggy Wuggy sta spaccando. Poi ovviamente bocca. Oh, è uguale. Aspetta, vai agli occhi, vai agli occhi, che io prima li ho dimenticati. Quali erano gli occhi di Huggy? Non ci sono. Questo è il fiocco di Kissy Missy. Glielo mettiamo. Oh, oh mamma mia, è uguale. Metti. Fa paurissima. È bellissimo, lo voglio subito vendere. Ma questo forse è meglio che ce lo collezioniamo. No, cioè tipo che ce lo teniamo, no. Vendilo, facciamo i soldi, sì, che ci sì, frega. Sì, dobbiamo diventare ricchi, non volevo il teschio. Ma ti voglio un'altra. Ah, ok. Ok, e cosa dovresti fare? Questa sulla pancia. Oh, mamma sì, mia. Sì, Huggy elettrico. Incredibile, questa Huggy Wuggy è molto meglio di quello originale. Sì, e poi facciamo così. La mia pennina aveva un attimo di... Ma vuoi smettere di usare quella penna e usi il dito come tutti gli esseri umani? Guarda, guarda, è bellissima. Ma che schifo. Okay. Comunque vendiamo. Guardalo nella scatola. Che carino, Huggy Wuggy, guarda che... Hanno offerto meno della mia cacca. Hanno offerto meno della mia cacca. Me l'hanno detto 1000. Io non lo vendo a così poco. Vediamo cosa succede. Hanno abbassato il prezzo. Stanno abbassando ancora il prezzo. Ok, non hai venduto il pupazzo. Ma non è tutto. No, 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 non lo accetto. Non lo accetto. Ah, sai che ti dico? Ora lo rifaccio. Faccio un pupazzo bruttissimo e voglio vedere se mi danno di più di Huggy Wuggy. Ok, accetto la sfida. Siamo su Toy Factory comunque. Il gioco si chiama così. E l'obiettivo ovviamente è cercare di fare i pupazzi che costano di più per guadagnare un botto di soldi. Insomma, anche se io ti devo dire una cosa. Sì, che cosa? C'è una cosa che sicuramente vale molto di più di questi stupidi giocattoli. Cosa? Mentre tu fai il tuo giocattolino, io qui mostro il più bello di tutti. Ecco cosa un devi attimo, fare. Scusa, un attimo. Non è un maiale, è Pikachu. Ah, ma era Pikachu. Sembrava un maiale, comunque. Comunque è molto più figo questo, lo riconoscete? Oh sì, è l'album di figurine di Ninni e Matti dal 4 aprile in tutte le edicole. Collezionate le vostre figurine e mi raccomando, cercate la figurina d'oro, il cornetto d'oro, perché se lo troverete, ma ce ne sono solo 30 in tutta Italia, cosa succede, Ninna? Ero distratta, scusa. Succede che i falsacchiotti che trovano la figurina del cornetto d'oro potranno fare una merenda speciale con Ninna e Matti. È stato proprio Ninna e Matti. Vedete, è proprio questa, ma in tutto il mondo ce ne sono solo 30. Fateci sapere se avete completato tutto l'album. Ma che è sto Pikachu? No, non rompere, lo devo fare brutto apposta. Ah, quindi la tua teoria è che se fai il personaggio brutto te lo vendono, anzi te lo comprano a più soldi? Esatto, morto. È orribile. Non ho mai visto uno schifo del genere, sinceramente. Cioè, non ho mai visto niente di più brutto. Secondo me è la cacca che ha fatto vendere a così tanto prezzo. Ah, dici che la cacca aumenta il prezzo del pupazzo? Sì, sì. Ok, ok. Oh, bella quella bomba in mezzo agli occhi. Incredibile. Sì, perché lui è un giocattolo esplosivo. Ninna, io ti dico la verità, sì. Cioè, guardo quel Pikachu e dico: cosa è successo esattamente? Fa schifo. Esatto, lo devono dire anche quelli che comprano, così mi daranno tanti soldi. Ok, va bene, ho capito. Vediamo. Ho capito. Mamma mia, Ninna, io secondo me questo te lo comprerei a un dollaro, non di più. Solo... lo sapevo. Questa è la strategia giusta. La strategia è fare pupazzi bruttissimi. E da ora li farò solo bruttissimi. Sai che dico? Accetto, accetto. Cioè, hai venduto questo pupazzo a più soldi della mia cacca? Sì, Matti. 1380 euro, va bene. Allora l'obiettivo mio adesso sarà farne uno più costoso del tuo. Sì. Vediamo se ci riesci. E se vinco cosa mi dai? L'album di Ninna e Matti. No, voglio un bacino. No. Voglio l'album e un bacino. No, niente bacio. L'album, un bacino e un abbraccio. Ok.
Però, scusami, ma devo impegnarmi per riuscire a fare un pupazzo super costoso. No. Grazie. Oltre a sta cosa completamente inutile, mi puoi passare anche il mio cappello da pro player? Allora ridammelo. Ok. Tieni. Oh, molto meglio. Ora con questo sì che riuscirò a fare le magie in questo gioco. Guarda, innanzitutto chi scegliamo scegli? Uno che non abbiamo ancora usato, l'orsacchiotto? Teddy, vai, boom. Mamma mia, tutto sgonfio. Mi raccomando, l'obiettivo è farlo bruttissimo. Brutto, perché brutto. Ma io non ti credo, sai. Secondo me, se tu fai un pupazzo bellissimo, te lo comprano a un prezzo altissimo. Oppure devi fare il pupazzo originale. Cioè, io avrei dovuto fare Aghi blu. Ok, ci sto, ci provo. Allora, secondo me il colore suo è qui. Sì. Oddio, non è proprio questo. Sì, sì, è questo. Ma è giallo chiaro, forse deve essere... È questo! No. Scusa, l'orso è così. No, è arancione. Allora, aspetta, provo a modificare. Eccolo, è lui. Sembra bruttissimo. No, fidati di me, è bellissimo. Ecco, vedi, ha detto okay, cool. Ok, perfetto. Ok. La bocca arancione. Oh, è tutta arancione, però. È così il personaggio. Okay. E questi sono gli occhi? Sì. È uguale! Non lo so. Gli mettiamo anche questo? Ok, forse questo. Forse non era proprio adatto. Ah, no, lui indossa il cappello, mi sa. Beh, è perfetto così, un cilindriere. Oh, guarda che questo secondo me ce lo comprano. No, nessuna emoji che ce le rovina, le emoji. Ok, vediamo a quanto lo compreranno. Guarda che me lo comprano a 1 milione di euro. Voglio diventare milionario. Ho vinto. Sì. Di un dollaro! 1379 e tu l'hai venduta a 1380! Non era 1384? Sì, era 1384. Non fare il fantastico. Aspetta, skip. Ok, niente, non ce l'ho fatta. Mi hai battuto di 5 dollari. Quindi chi fa il pupazzo più... costoso? No. Più... brutto? No, più vicino all'originale vince più soldi. Ah, ok, va bene. Ora e quindi impegno. Cosa vorresti fare tu adesso? Spiegami. Voglio impegnarmi per fare Aghiwaghi. Vuoi fare Aghiwaghi riproduzione esatta originale 100% cotone? 100% cotone. Ok, va bene, ci sto. Vediamo un po' che cosa riesce a combinare. Aspetta, ho già un problema. Perché Aghiwaghi è peloso, ma qua non c'è il pelo. Vabbè, questo qui, scusami. Questo è abbastanza... simile? No? Va bene. Diciamo che se non hai il tessuto adatto non è molto facile. Ora gonfialo però, Aghiwaghi è magro, quindi basta così. Matti, qua ci vuole il tocco di classe. E sarebbe? Ora te lo faccio vedere io qual è. Allora, facciamo tutto blu. Il tocco di classe. Ecco. 1, 2, 3. Hai fatto i guanti. Ho fatto i guanti, ma è difficilissimo, Matti, non puoi capire. Ok, adesso coloragli non di rosa. Ok, oh mamma mia. Sì, ci siamo. Hai fatto i guanti gialli di Wugiwugi. Di Wugiwugi. Poi non dobbiamo mettere più niente. No, non ha gli occhi però. Sono questi. Prova. Sono questi. Sono gli occhi di Wugiwugi. E poi... aspetta, ma Aghiwaghi ce l'ha il fiocchetto? Non lo so, forse solo Kissimissi, però... Vabbè, ormai l'ho messo, non posso ripensarci. Aspetta, lo cerco su internet. Allora, okay. Aghiwaghi, eccolo, questo è Aghiwaghi. Non ce l'ha. Aghiwaghi non ha il fiocchetto. Vabbè, io non mi perdo d'animo. Vado avanti e vado a vendere il mio bellissimo pupazzo. Wow, ma è identico all'originale. Lo so che anche voi, falsacchiotto, lo vorreste comprare. 600 euro. Io me ne vado. Aspetta, prova a skippare. Ninna, 2000 euro. 2000 euro. In realtà era un oggetto, ti ho presa in giro. Basta, io lo vendo lo stesso. Ma no, ma hai venduto la riproduzione originale a sto tizio con giacchetto nero e verde a 100 euro. Sì, perché tanto non vale niente Aghiwaghi. Basta, è più bella la cacca. Ti propongo una cosa. Che ne dici se proviamo a fare un personaggio insieme? Ok. Allora, quale vogliamo scegliere? La cacca. Ma io ne voglio altri nuovi, li abbiamo usati già tutti. Ma non ce ne sono nuovi. Va bene, allora prendiamo la cacca. Ok, e come la decoriamo?
cuoricini. Cuoricini. Ma no, quadratini. Sì, quadratini. Quadratini, vediamo un po'. Belle queste cuciture, mi sì, piacciono. Sì, bella. E poi? Quella dobbiamo gonfiare tantissimo. La facciamo tipo esplosiva? Sì. Vogliamo vedere che succede se arrivo al rosso? Sì. Oh! Oh! Oh, gigante! Oh! Basta, basta, basta! Oh, mamma mia, questa è una caccona! Questa cacca la fa Matti quando mangia la pizza. Dai, ma che schifo! L'hai detto a tutto il mondo! Ma vergognati, vergognati. Rosa? Secondo me... metà rosa e metà gialla. Metà rosa e metà gialla. Allora, proviamo a farlo insieme. Scusa, prendi il giallo. Non si può. Vediamo se io prendo il rosa e tu... Ok, no, non funziona. Va bene, allora io faccio tutta la... No, ma ti stai sbagliando. Allora, metà sotto la faccio io e metà sopra la fai tu. Ok, ma metà... No, va bene, Nina, ma te non sei capace a colorare. Guarda, fa schifo. Ma tu fai schifo. Ok, va bene. Ok, quindi tutta la parte sotto l'hai fatta gialla. E quindi io dovrei fare rosa adesso? Sì. Ok. Hai colorato la mia. Lo so, ma non è facile. Dammi un attimo. Allora, guarda, guarda. Ah, perfetto. Bello così. Allora, la punta la facciamo di un altro colore ancora. Ok, ci sto, ci sto. Ok. Io ho fatto tutta la parte rosa, devi aggiustare. No! Sì, sì, sì. Ma l'hai colorato di verde. Sì. Ma fa schifo questa cacca. Perché fa schifo? È bellissima. Non mi piace. No, sei tu brutto, Matti. Non mi piace. È bellissima. Non mi piace. Aspetta, giallo, devo correggere, devo correggere. Guarda, guarda che aggiustamento. Sì, ora è bella. Aggiustamento incredibile. Vai, procediamo. Bello, grit. E che... Ma cos'è questo? Ah, è la risata. È quella proprio... Della cacca? Sì. E poi... Capito. Questa sì, è la vera cacca. Abbiamo una vera cacca. Proviamo a venderla? Sì. Vediamo, oh, se questa ce la valutano tipo 300.000 euro. Niente, niente, niente. Niente, moci. Lasciamola proprio pulita come sì, piace a noi. Vediamo un po'. Oh, tanti cuoricini. Mi raccomando, falsacchiotti, lasciate un mi piace, ma soprattutto. Mettetevi le penne nel naso. Vabbè, niente, andiamo avanti. Vendiamolo! Comunque, era soprattutto iscrivetevi al canale perché non si devono mettere le penne nel naso. E poi, Nina e Mattiz Games, devo arrivare a 100.000 iscritti. Infatti, 100.000, così siamo ricchi. Aspetta. Sì? 1.400, siamo ancora più ricchi. Nina, abbiamo appena venduto il nostro pezzo più costoso. Ma scusa, ma se li vendiamo non li teniamo noi? Lo so, però abbiamo soldi per comprare altri pupazzi. No, eh? Vabbè, allora facciamo che adesso ne facciamo uno nostro e ce lo teniamo. Ok, sì. Come possiamo fare? Io vorrei... Ecco, devo dirti una cosa, Nina. Sì. Io ti amo tantissimo. Sì. Quindi vorrei fare un pupazzo del nostro amore. Ok, la cacca. Esatto, anch'io pensavo questo, perché il nostro è un amore di cacca. Sì, è una... No, no, scherzo, stavo scherzando. Insomma, noi non abbiamo un amore puzzolente, abbiamo un amore profumato, no? Quindi... Tu sei una cacca. No, no, niente cacca, io non voglio la cacca. Ma ne posso mettere più di uno? No, ormai non si può. Torna indietro. Non si può tornare indietro. Non oh, si può. Uffa! Oh, dai, aspetta. No, ma ti stai facendo brutta. Ma non la voglio la cacca, toglimi la cacca. Toglimela, Nina, toglimela. Sei andato avanti, va bene, non si può togliere. Gonfiamo la cacca, piccolina o grande? Piccola. Il nostro amore è destinato a essere una cacca. Ah sì, mettila. Dai, ovviamente sto scherzando. Lo sappiamo che il nostro amore è cuoricini e cuoricini. Quindi hai colorato ufficialmente la nostra cacca di blu. No, aspetta, mi devo impegnare. Oh, credo di aver capito cosa stai facendo. È una cacca a doppio colore. È una cacca gialla e blu, perché noi siamo giallo e blu. È vero, il mio colore. Ah, aspetta, qua ho anche la vecchia felpa di Nina e Matti. Vedi, la felpa blu col colore di Matti e il colore giallo che è quello di Nina. Sì, anch'io. Non è la felpa di Nina, questo è un maglione. Vabbè, comunque, vedi. Ma fa schifo. No! Fa schifo la cacca, non il tuo maglione. Il tuo maglione è bello, guarda. No, come fa schifo pure... la cacca? No, è bello tutto, che ti devo dire? Ecco, uffa! Mamma mia, ti arrabbi per qualsiasi cosa. Ma io non mi sono arrabbiata, allora vediamo. Mettiamo queste cose. Faccino da cagnolino. Ma scusa, quella faccia è così in basso? Sì. Ma fa... Bella, è bella, è bella. Ma ti smettila! Hai ragione, sto criticando troppo. Ah, quindi abbiamo... Ah, ma sono le guance quelle. È un cuccioletto di cacca. Mamma mia, che carino. Quindi questo sarebbe il pupazzo che rappresenta il nostro amore? Sì. Oh, yeah, incredibile. Poi mettiamo una bomba.
perché okay. noi litighiamo. Sì. Poi mettiamo un fiorellino perché facciamo pace. Ok. E poi una stella perché siamo Ninna e Matti. Giusto, perché siamo delle star. No, perché siamo famosi. Ah. Quindi siamo delle star. Sì, siamo delle star. Ok. Ok, la vendiamo. Ah no, questa la dobbiamo tenere. Questa la dobbiamo collezionare. Anzi, dopo, sai, io vado dal pupazzolaio e me lo faccio pure fare nella vita reale. Guarda che corino. Questa è la nostra collezione. Ma sì. Che bella. Comunque, resta una cosa importante da fare. Cosa? E se permetti, la faccio io. Va bene. Cioè, abbiamo fatto la riproduzione dell'orso. Abbiamo fatto la riproduzione di Huggy Wuggy. Ma manca la riproduzione del Pikachuone. Del Pikachuone bellone. Mi hai rubato il cappellone. Yes. Allora, ci scommetti che ti faccio la riproduzione di Pikachu perfetta? Vai, vediamo, anzi chiudo gli occhi finché non la fai. Sei sicura? Sì. Però intanto racconta una barzelletta. Ok, sapete, sapete cosa fa una mosca davanti a un cancello? Cosa? No, cosa dice una mosca davanti a un cancello? Moscavalco. Non ho mai sentito una battuta più brutta di questa. Smettila, io intanto ancora gli occhi chiusi. Ok, guarda, mamma mia Ninna, cioè ti metterai a piangere per quanto è fatto bene. Non ti credo. Ti metterai a piangere, fidati, fidati di me. Sì. Allora, aspetta che abbiamo fatto un piccolo errore di programma. Matti, mi sto addormentando. Ecco, ecco. Quanto ci mette? Un attimo. Eccolo, bello. Ho fatto un casino. No, vabbè. Cinque, dai. 5. Ok. 4. 3. Sì. 2 1 Fine! Viva! Questo è. Posso aprire? Sì, puoi aprirli. E questo. Bello! Mamma mia! Che Pikachu, guardo! Mamma mia! Intanto Pikachu ha la saetta. lo so, ma non c'era il nero come colore. Ah, intendevi l'arcobaleno? Sì. Vabbè, è figo però. Ma è verde, poi sembra una mela acerba. Vediamo quanto costa. E non è verde comunque, è giallo. E poi te non è vedi. La faccia di Pikachu. 500 infatti, 300 Oh! Record! Com'è possibile? E questo lo accettiamo. Rich, sono Rich. E te dove sei? Guardalo, ho appena venduto il più costoso del mondo. Oh yeah. Che amichettina del mondo. Va bene, ok. Sai che ti dico? Nel prossimo video io farò una cosa molto più bella della tua. Cioè? Non te lo dico. Lo scienziato pazzo di YouTube è arrivato. Sto per creare qualcosa di abbastanza spaventoso e voi non mi potrete fermare. No che non mi potrete fermare. Allora siamo su Merge Run. Tocca l'ingrediente che vuoi. Tocchiamo l'ingrediente sciraffa e infilziamolo con la siringa. Vai, siringona. Che gli sto facendo? Che gli sto facendo? Oddio mio, che cosa sta succedendo qui? Guardalo! Attenzione, dal 4 aprile in tutte le edicole l'album ufficiale di Ninna e Matti. Preordinalo ora sul sito ninnaematti.it per ricevere l'edizione speciale autografata. Ti aspettiamo in edicola! Ah, ok, dovevo semplicemente... Oh! Dovevo semplicemente lasciare il dito per far partire la siringa che ha trasformato la testa del mio personaggio in una giraffa. Oh mio Dio, che paura. Guardate quante cose ci sono. Ok, tartaruga. Sì, vabbè, volevo dire tarantola. Tocca l'ingrediente che vuoi, vai, voglio questo. Mamma mia, un bello ragno qua. Che schifo. Che schifo, gli sono cresciute 6 braccia. E adesso è il momento di giocare il primo livello di Merge Run, la corsa dei mostri strani. Sì, dei mostri molto strani. Chissà se c'è Huggy Wuggy o Kissimissi dopo. Non lo so, so solo che in questo momento sono al primo posto e sto gioco è fighissimo perché si gareggia contro le altre persone. Ok.
Ok, calmi. Si gareggia contro Punk Bob e Typicus, che hanno delle teste stranissime. Questo c'hanno tutte e due le ali da libellula. Ma attenzione, perché Mattiz con la sua testa da giraffa si aggiudica al primo posto. Ma vai, Mattison. E vai. Oh, attenzione, perché l'ho sbloccato un coccodrillo vincendo questo livello. Quindi tecnicamente, attenzione, perché mi esce la pubblicità di Monster Evolution intanto. Bene, bene. Bene, quindi vincendo i livelli si sbloccano delle nuove pozioni che ci fanno trasformare. Chissà, oh mamma mia, guardate quante ce ne sono. Ma ce ne sono un botto, ci sono anche i mostri qui. Oh mamma mia, c'è una zucca di Halloween. C'è questo drago che sembra Huggy Wuggy. Mamma mia che paura, mamma mia che paura. Ok, oh, e questi cosa sono? E questi cosa sarebbero? Mamma mia. Ma che roba è mai questa? Ok, non lo voglio sapere. Probabilmente ci metteremo un po' per sbloccarle, ma intanto io direi di utilizzare il nostro coccodrilletto. E vai! Trasformation! Vediamo come diventa. La coda da coccodrillo. Ok, poi gli mettiamo la tarantola, che ci dà più danni e più scalata. Ottimo, perché ovviamente la tarantola e i ragni si riescono ad attaccare ovunque, per questo ci dà più scalata. E poi la giraffa, che fa partire una pubblicità, e io spegnerò il wifi per non avere più pubblicità. Vedete, la giraffa invece ci dà un sacco di danni, un sacco, proprio il doppio dei danni rispetto a quelli che avevo. Beh, direi che ora possiamo procedere con il secondo livello di Merge Run contro Marnite Vlad 3517. Attenzione, gara di nuoto. Mamma mia quanto sono veloce. Vabbè, ma c'ho sei braccia da tarantola. Mannaggia la miseriaccia. Vai Oh, Marnita mi ha recuperato. Marnita mi ha raggiunto. No, sono rimasto bloccato. Ah, ma io mi posso muovere. Ma sono un nabbo, raga. Io mi posso muovere, non me ne sono accorto. Attenzione, perché abbiamo battuto Marnita. Cioè, ma mi credete che io stavo fermo? Non stavo letteralmente muovendo il dito di un centimetro. Di uce, zero totale. Che noob. Ma mi è partita un'altra pubblicità. Ma io la volevo con wifi. Abbiamo sbloccato il rinoceronte, che letteralmente ci fa schizzare i danni all'infinito. Guardate qui che robette. Questa siringa ce la spariamo proprio qua sulla gamba, che è bella pericolosa, eh. Ottimo, così. Oh, la testa da rinoceronte. Poi gli mettiamo la nostra tipica coda da coccodrillo. Direi di creare un bel miscuglio anche con le bellissime braccine da tarantolina. E ci posso aggiungere anche la giraffa? No, vabbè. E cosa succede ora con la giraffa? Ah, no! No, mi ha tolto il potere del rinoceronte. Ma sono un noob. E adesso ho finito la pozione del rinoceronte. Vabbè, fa niente, giocheremo in questo modo. Adesso che so che ci si può anche muovere, Salieri e Poldi li batterò in mezzo secondo. Allora, io vado sulla scalata, che tanto c'ho il ragno super veloce. Dobbiamo ricordarci più che altro i poteri che abbiamo. Oh, destra o sinistra? Destra o sinistra? Cavolo, non lo so. Scelgo la direzione sinistra. Ok, mamma mia. Allora, ricordiamoci che noi abbiamo tanta forza, quindi spacchiamo il muro. Molto bene. Abbiamo tanta scalata, perché abbiamo la pozione del ragno, quindi dovremmo essere i più veloci qui, infatti, perché siamo gli unici ragni. Ed eccolo. No, Poldi! No, Poldi! Mi ha superato Poldi! Porca miseria, c'ho straccialadra! Ma quanto è veloce! Ma quanto è veloce, Poldi! No, vabbè, ma non è vero! Ma non è proprio vero mai nella vita. Intanto abbiamo sbloccato la pozione del falco azzurro. Bella, questa è bella. Facciamo in questo modo: mentre metto la pozione del falco bellissima azzurra, gliela mettiamo sulle spalle per fargli crescere le ali. Vi dico una cosa: se vinco questo livello, quindi se arrivo al primo posto, vi faccio un regalo. Tenetevi pronti, perché rimarrete a bocca aperta. L'unica cosa che posso dirvi intanto è di lasciare un mi piace in questo momento per questo nuovo video di Nin e Mattiz Games. E soprattutto iscrivetevi al canale. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti, falsacchiotti. Iscrivetevi tutti ora. E adesso, se vinco questo livello, vi prometto che riceverete una sorpresa assurda. Una sorpresa pazza, sgravata, incredibile. Allora, innanzitutto mettiamo la testa del rinoceronte, che lo rende super danneggiante. Poi mi serve un... Oh! Il coccodrillo per il nuoto ci serve qui, eh. Ci serve il coccodrillo per il nuoto. E poi ci aggiungiamo anche il ragno per avere più scalata.
molto bene, raga. Guardate che ho creato un mostro. Ho creato un mostro devastante. Abbiamo nuoto al massimo e danni al massimo. Siamo insuperabili e siamo nel livello dell'universo. Wow, ma sto gioco è bellissimo. Ok, 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 let's go. Oh, guardalo come vola. Guardalo come vola. Oh no, io c'ho il nuoto al massimo. Sono un nabbo. Io c'ho il nuoto al massimo, raga. Non devo andare nella strada normale. Allora, scegliamo destra o sinistra. Sempre sinistra. Ok, qui dovremmo riuscire a prendere un po' di vantaggio, perché noi abbiamo la scalata al massimo. Quasi, esatto, infatti. E qui utilizziamo il volo. Molto bene. Ed eccolo il Mattisson. Non è vero. Di nuovo Shul. Ma non è vero! Ma dai! Ma arrivo sempre secondo! Oh, ma non è possibile! Ma sto gioco è impossibile! È difficilissimo! Vabbè, dai, ma non è giusto! Sentite, sapete che vi dico? Anche se non siamo arrivati primi, io la sorpresa ve la mostro comunque. Sapete cos'è questo? È l'album di figurine di Ninna e Mattiz, quello che uscirà il 4 aprile in tutte le edicole. Il primo che lo completerà attaccando tutte le figurine qui dentro, mamma mia, sarà il campione del mondo. E vi spoilerò una cosa che non è mai stata detta in nessun video. Guardate un po' cosa c'è alla prima pagina. C'è questa pagina che spiega l'evento gigante che stiamo per fare. Dovete sapere che in tutti i pacchetti di figurine del mondo esistono 30 figurine uniche. 30 figurine con il cornetto d'oro. Sapete cosa succede se voi troverete nel pacchetto di figurine il cornetto d'oro? Vincerete una merenda con Ninna e Matti in persona. Quindi, beh, che dire, dal 4 aprile troverete in tutte le edicole i pacchetti di figurine di Ninna e Matti. E se troverete il cornetto d'oro, potremo passare una giornata insieme. Intanto vi ricordo che in descrizione però trovate il link per preordinare l'album di figurine dal nostro sito ninnaematti.it ed essere i primi a riceverlo direttamente a casa vostra. E avrete anche il nostro autografo e dei pacchetti di figurine in regalo. Gorillozzo, gorillone, gorillanzo, gorillizio, gorillù. Lululu, che ci dà tanti danni e tanta scalata. E il rapace Ozzo che ci fa volarozzo. Eccolo che bagarozzo. Molto bene, molto bene. Con rinoceronte siringa ci prendiamo i danni al massimo. E a sto punto io ci aggiungerei il coccodrillo che ci dà il nuoto al massimo. Mi sa che siamo pronti, perché la tarantola ci fa togliere la scalata. Invece la giraffa ci fa diminuire. No, giochiamola così che siamo maxati. Fair play contro Uva for Week. Allora, noi nuotiamo perché abbiamo il nuoto al massimo. Abbiamo il nuoto del coccodrillo al massimo. Anche lui però ce l'ha. Oh, ma quanto è veloce quello! Ma quanto è veloce! Allora, voliamo. Molto bene che l'ho sorpassato. Sto pezzente, mi ha superato di nuovo. Io vado ancora a sinistra, che voglio capire se si sblocca qualcosa. Andiamo di forza. Ora si nuota. Vai. Ok, raga, sto giocando benissimo. Non mi possono superare. Oh no! Ho vinto! Oh, prima posizione per noi! Vai! Mamma mia! Fermi tutti! Ho sbloccato una chest! Ho sbloccato una cassa con un liquido speciale! Ma sembra il braccio di un robot questo! Cosa? No, vabbè, ma cosa sarà mai questo? Ok, andiamola a vedere. Ho sbloccato anche la tartaruga, tra l'altro. E forse è in Epish? Eccolo, è Epish. Che cosa vuol dire? È una pozione rara che ci migliora un po' di tutto, vedete? Oh, wow. Eccole, braccia robot. Oh mio Dio. E la scalata, guarda la tartaruga che ci fa andare la scalata e il nuoto al massimo. Guardala la tartaruga, bella sta pozioncina verde. Ah, scudo la tartaruga. Il gorilla non ci serve a niente. Il rapace ci fa aumentare il volo, quindi lo mettiamo. Lo mettiamo che ci fa spuntare le ali. Molto bene. Spuntano delle ali dal guscio della tartaruga, cose mai viste prima negli esseri umani. Poi abbiamo il rinoceronto che ci dà i danni al massimo, e questo lo mettiamo. E ci manca la corsa. Ci manca la corsa che dovrebbe darcela. Oh, ma io non volevo. Ok, vediamo un po'. Nessuno ci dà la corsa, ragazzi. Ma noi siamo lentissimi.
Noi siamo lentissimi, ecco perché quando corro vado lento. Vabbè, comunque abbiamo tutte le altre cose al massimo. Guardate Andres, che c'ha la coda da mago. Mamma mia, io ho la super scalata, ricordiamocelo. L'unica cosa in cui pecco sono le gambe. Infatti questa corsa per me sarà lenta, ma io volo e ciao ciao belli. Ok, allora devo decidere se andare... Io vado sempre a sinistra, vado sempre a sinistra e vado a nuotare, che c'ho il nuoto al massimo. Vai, nuota, 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 guardalo come nuota il Mattison, si vuble. Ok, io l'unica cosa che ho scarsa, ragazzi, è la corsa. Devo solo sperare che non si corra molto. Qua mi superano, qua mi superano. Invece no, invece no, invece no! Ancora primo! Con il mio mostriciattolo con la tartaruga rinoceronte. E anche il rapacione. Che bello. Ma non ho sbloccato niente? Oh, mamma. Sì che ho sbloccato qualcosa. Ho sbloccato quel mostro spaventoso che sembra Huggy Wuggy. Proprio lui? Che paura! Molto bene, molto bene. Allora, allergo e mi prendo questo che mi dà... Oh, mamma mia, ma questo drago è super bilanciato, guardate. Mi dà un po' di tutto. Però continuo a non riuscire a sbloccare cose che mi danno velocità. È assurda questa cosa. È davvero assurda. Vediamo un po' che altro c'è qui. Il gorilla. Poi abbiamo il rapace che non ci serve a niente in questo momento. Quindi ci prendiamo il gorilla. Bene, perfetto. Vediamo cos'altro possiamo fare. Devo sbloccare un po' di volo. Però il volo mi diminuirebbe tutte le altre cose. Vabbè, intanto mettiamo il rinoceronte che ci dà danno massimo. Dobbiamo creare qui la migliore combinazione da scienziato pazzo, Da scienziato malatone. Malatone incredibile. Vediamo il... Ok, a sto punto io... questa non ce l'ho. Mi darebbe il volo al massimo. Vabbè, mettiamoci questa che ci dà un po' più di corsa. Allora, stiamo attenti perché in questo livello, cioè questo personaggio che ho creato, è molto forte con il nuoto, la scalata e i danni, ma fa schifo nel volo e nella corsa. Dobbiamo stare molto attenti. Eccoci qua. Guarda che belle ali di drago. Subito a nuotare che sono veloce al nuoto. Ecco, ora ho un piccolo problema, che quello corre velocissimo. Ok, vabbè, siamo veloci uguali, siamo veloci uguali. Ok, io a sto punto scelgo di andare a destra. Questa volta scegliamo la destra. Guardalo che mi recupera. Io faccio schifo nel volo, abbiamo detto, quindi meglio non volare. Ok, sono forte nell'arrampicata però. Quindi scala, scala, scala. Ottimo, ottimo. Vai, vai, vai. Sì, sì. Sì, prima posizione. Anche questa volta ce l'abbiamo fatta. Vieni, ma vi canto una canzone per quanto sono felice. E sono io. Sono il migliore. Sono il campione. Sono Mattizione. Ok, perfetto. Canzone fatta e abbiamo sbloccato. Oh mamma santissima di mio. Guardate qui, guardate qui. Corsa, corsa del ghepardo quasi al massimo. Oh no, ma perché il ghepardo ci aumenta il volo? Cioè guardate, ci aumenta il volo. Ma che senso c'ha? Il ghepardo non aumenta il volo. Non ha minimamente senso perché non penso che i dinosauri volano. Comunque va bene. Allora, io vorrei evitare il drago perché ci dà un po' di tutto. Però io ho un sacco di roba migliore invece. Ho un sacco di roba migliore. Ad esempio, eccolo chi ci dà il vero volo. Il nostro falco. Il nostro falco. E poi ecco chi ci dà la vera forza. Il nostro rinoceronte. E ci manca la scalata, nessun problema, perché abbiamo la tarantolozza. Ci manca il nuoto e va bene, vuol dire che metteremo il coccodrillo. Ma ora son pazzo, ora son pazzo. Guarda, 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 gli mettiamo pure il gorilla che ci dà un pochino di scalata in più. Cioè raga, ho fuso non so quanta roba. No, non la volevo mettere. Non la volevo mettere, non la volevo mettere. Gioca, gioca, gioca. Ok, perfetto. Stavo per mettere una pozione per sbaglio. Raga, abbiamo la combo perfetta. Siamo forti in tutto. Guardate ora che ho le gambe del ghepardo quanto vado veloce. Sono infermabile. Cioè, sono perfettamente bilanciato. Perfettamente bilanciato. Let's go. Let's go. Andiamo, andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra. Ok, nuoto, nessun problema. Nuoto io. Vai, vai, vai. Guardate, tutto al massimo. Sono irraggiungibile. Oh! Sono irraggiungibile. Vabbè dai, sfruttiamo un po' di forza. Sfruttiamo un po' di forza visto che ci siamo. E ciao ciao. Prima posizione proprio a occhi chiusi. Senza guardare. Senza guardare. Ok. Oh, aspetta, aspetta che abbiamo una box misteriosa sbloccata. Fermi un po'.
Fermi un po' che abbiamo un nuovo pezzo di robot. Ma qui io divento un robot al 100% praticamente. Molto bene, vediamo un po'. Voglio provare a fare un mix misterioso. Però abbiamo anche la libellula sbloccata che ci dà tantissimo molo. Ma guardate qui su Epish. Non so perché si chiama Epish, ci hanno dimenticato di tradurre. Guardate quanta roba ci danno. Io ragazzi provo a fare lo scienziato. E voglio creare il mio personaggio robottone. Il mio personaggio robottone, guardalo, è pazzo, guardate, quasi tutto al massimo. Adesso passiamo agli animali però, perché abbiamo il ghepardo che mi dà anche la velocità al massimo. E ci mancano sicuramente dei danni. Ci mancano dei danni che so io chi ci darà. So io chi ci darà, non questo. No raga, ho sbagliato, come si annulla la siringa? Ma porca miseria, devo mettere sta siringa anche se non la volevo. Vabbè, fa niente. Eccolo chi ci dà il vero danno. È il rinoceronte. Babapia. Oh, ma ho tutto al massimo. Raga, ho tutto al massimo. Ho creato la combo imbattibile. Cioè, non possono fare niente contro di me. Guardate, sono più... Cioè, più forte di così nel gioco non si può. Non si può essere. Vabbè, pazzo. Pazzo, guarda, posso fare tutto quello che mi pare, non mi possono raggiungere. Incredible boy. E allora andiamocene a destra, schiviamo questo e scaliamo. Attenzione perché anche Neon Ike però mi ha raggiunto. E anche Shadow 23, siamo attenti, andiamo a spaccare il muro. Molto bene. E ciao Neon Ike, un salutone da Mattiz e benvenuto. E vince anche questa. Oh yeah. Oh yeah. E abbiamo sbloccato anche una nuova parte di quello strano percorso. E questo, sbaglio, è un dinosauro. Questo è un dinosauro. Vabbè, ma io ragazzi ormai la mia creazione ce l'ho. Qua ci mettiamo gambe da robot. Poi ci mettiamo braccia da robot. Ah, non era gambe da robot, è corpo da robot. Poi ci mettiamo le gambe del ghepardo per avere tutto al massimo. Cioè, vabbè. Oh, dopo ragazzi non usiamo i robot perché sono troppo forti, Poi sono troppo forti. Il dinosauro ci dà un po' di danno e anche un po' di nuoto. Ah, i dinosauri sanno nuotare? Questa cosa non la sapevo. E mettiamoci... vabbè, dai. Mettendoci il drago che è perfettamente bilanciato, guardate, sono tutto maxato. E oh mio Dio, che brutta faccia che ha sto dinosauro. Che schifo, non riesco a guardarlo in faccia. Mi fa schifo. Muy bien. Nuotone del Matisson, s'il vous plaît. Guardalo come... Oh, però Marnita mi sta alle calcagna e mi sta toccando il... Oh! Black Axe ci ha superato. Puoi fare di meglio? Porca miseria, adesso scalo, ti faccio vedere io come faccio di meglio. Guardalo Black Axe. Guardalo, pazzo Black Axe. Ti faccio vedere io ora. Andiamo a destra. Destra subito, voliamo. Molto bene. Oh, Black Axe mi sta dietro, Black Axe mi sta dietro, andiamo a nuotare. Ti prego. No, Marnita, Mattis, all'ultimo secondo, il Mattis, si vous plaît. Ce la fa, signori, ce la fa all'ultimo secondo, la vince. Oh, no way, come ho fatto, avete visto? Mettiamo il replay al rallentatore. Avete visto? Incredibile. Anche questo livello 10 è completato. Abbiamo sbloccato l'arena. Ma che è l'arena? Dai, allora, mettiamo un po' di pepe, un po' di difficoltà. Non si possono usare gli epish, cioè i dinosauri, ma possiamo utilizzare solamente animali. Quindi scegliamo bene la nostra mossa. Allora, la povera giraffa io ormai non la utilizzo più. Neanche questo. Ok, allora, coccodrillo sicuramente per la forza ci serve. Solo animali challenge, Solo animali challenge. Attenzione, riusciremo a vincere solo con animali challenge? Scopriamolo. Allora, il rapace sicuramente ci serve per avere più volo. Molto bene. Poi abbiamo Air Gorilla. Gorilla pazzo. Guarda quanto danno e quanta scalata ci dà. Poi abbiamo la tartaruga che ci dà il nuoto. Non possiamo utilizzare il drago perché non è un animale. Cioè, questo non è un animale, non lo posso usare. E il ghepardo ovviamente sì che è un animale. E ci possiamo mettere questo per la corsa. E ci manca solamente il volo. Aspetta, no. Non mi piace questa situazione. Vabbè, fa niente. Libellula, ci mettiamo il volo. Non siamo maxati, Non siamo proprio maxati al 100%. Però direi che ci comporteremo abbastanza bene in questa partita contro Feric e Wolfson. Vi faccio vedere io. Mamma mia, vi distruggo il sedere. Mamma, se ve lo distruggo. Vai così. Oh, Feric mi ha superato. Aspetta. Oh, l'ho risuperato io. Ok, andiamo ancora a destra, secondo me. Guardalo, Wolfson che corre. Io prendo il volo.
Non so se ho fatto bene a prendere il volo. Ok, scaliamo, scaliamo, scaliamo. Mi sa che ho fatto la scelta giusta, perché Feric non ci raggiungerà. E attenzione, perché il Matisson si becca la prima posizione anche in questa gara. Mamma mia, mamma mia. Fai così che abbiamo sbloccato anche la nuova cassettina. Gambe da robot, cosa? Ma sono dei Lego questi, non sono dei robot. Vabbè, qualunque cosa siano, abbiamo sbloccato quasi tutto il corpo da robot. E questo ce l'andiamo a provare. Questo ce l'andiamo a provare subito. Guarda che abbiamo. Allora, abbiamo braccio robottone. Braccio robottone. Poi abbiamo corpo robotone. Corpo roboton loboten. Poi abbiamo gambe. Gambe così. Boom. Ed eccolo qui, Mister Robot senza danni però. Abbiamo bisogno del supporto. Del supporto di qualcuno che io conosco molto bene. Il gorilla. Ah no, il gorilla non ci dà. Ah, il rinoceronte sì che ci dà potenza. Il rinoceronte. Quindi siamo un corpo da robot con testa di rinoceronte. Io direi di andare a giocare direttamente così. È bellissimo. Guardalo, è bellissimo. Sono un robot. Un robot mezzo. Oh no, ho sbagliato. Ho sbagliato, guarda quanto si è allontanato Alex Gold. No, raga, ho failato completamente. Per fortuna loro non hanno le... Oh, non ho neanche io le ali per ora che ci penso. Vabbè, non fa niente, non fa niente. Andiamocene a destra. Andiamocene a destra, spacchiamo tutto. Diablo 009, un ciclo Diablo mi sta inseguendo e mi ha superato. No, ho preso la bomba. No, 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 no. Seconda posizione per noi, non è vero mai. Che sfortuna, no. Abbiamo sbloccato il polpo intanto, vabbè. Che dire, in questo momento sono comparsi dei video strabilianti che sicuramente non avete visto. Quindi cliccate su quei video e noi ci vediamo lì. Che rosicato, ho perso proprio alla fine.